No, guarda su progetto Ma base. Ah, non ce invece l'hai. Aspetta. Questo qua. dove Dove te lo giro? Te lo giro su. è tuo questo coso qua, è configurato con la No, tua. te lo giro su WhatsApp. Ah, No, non lo puoi guardare. su Du. Telegram. Aspetta. Ci Un siamo? attimo, un attimo. Lascio la chat No, ci del siamo. gruppo Siamo mio. online. No, aspetta. Tranquillo. Non siamo online. Non siamo, è in privato, adesso lo metto in pubblico. Però è per vedere se è malato o nero. Ci siamo, Messo sui vai. responsabili. Pubblico. Dovremmo essere live, quindi Ci qualcuno fa un siamo? check. Facciamo un check. Facciamo un check velocissimo. Noi siamo prontissimi. Anche Sì, mal di gola c'è. se ancora mancano 10 minuti. Do un check su YouTube. Ci Ci siamo, siamo, ci ok? siamo. Allora, ciao a tutti. Sono qui in compagnia di altri due volti noti di Scugnizzi. HD Vlog, Gabriele Restivo, Davide Fasola. Il motivo è abbastanza semplice. Oggi c'è un evento stampa di Microsoft che annuncerà dei nuovi prodotti. Allora, Surface, oggi è un evento lo possiamo dire, Surface. sì, anche Vabbè, se. no, perché c'è scritto, credo, anche nel L'evento è ufficiale. titolato in maniera come al solito, no? Criptica, ma neanche troppo. Sì, what's next? Sì, vabbè, mo molto generico, però no, è live from. Ah sì, no, ok, quello era un'altra roba. Comunque sì, è ovviamente Surface, anche perché poi cioè questo avvenimento più o meno si Ripete tutti ripete gli ogni anni. anno in questo periodo. E ci sono, quindi è comunque destinato al mondo consumer. Chi si attende, io ho visto anche nei commenti diverse persone parlavano HoloLens o meno. Secondo me queste saranno le incursioni nel corso dell'evento, magari con qualche demo, HoloLens 2. Che io non ho provato, tra l'altro. HoloLens 2 non mi pare che l'abbia. Non mi pare che sia cambiato poi chissà quanto. Hanno ottimizzato tutto, però Ma è ancora tutto, non è è ancora cambiato. kit di sviluppo di definitivo, diciamo, Sì. c'è ancora ben poco. Comunque un appuntamento di prodotto per una società che invece non fa del prodotto, no? Il suo core business, perché Non lo fa più, Microsoft, sì. esatto, resta comunque una software house molto, molto importante, sia per il discorso comunque dei prodotti Office e Windows, ma anche per tutta la parte poi anche di cloud, no? E questo evento Surface ci riporta in mente al primo Surface, che ormai è un po' datato. Perché Che comunque ha era molto aperto diverso da quello attuale, che è molto che per il momento è Pro 6, quello che è attualmente in commercio. ottobre di un anno fa, più o meno di questi tempi, veniva presentato, no? Il Pro Questo 6, che tra l'altro è quello che ho qui io sulla scrivania in questo momento, abbiamo fatto la recensione, andatevela a vedere sul canale perché è già pubblicata. L'abbiamo fatta in realtà un po' in ritardo rispetto all'annuncio, perché in verità questo è arrivato poi sul mercato italiano più avanti, mi sembra intorno al mese di febbraio. febbraio, sì. Quindi diciamo che per noi, diciamo che io credo proprio che verrà annunciata la nuova versione di questo, sicuramente oltre ad altri prodotti. Quindi un aggiornamento che per noi italiani è, diciamo, Speriamo arriviamo in che ritardo, ristretto, ristretto, nel sì. senso che Speriamo noi che il l'abbiamo gap visto no, possa essere accorciato, sicuramente. accorciato, perché effettivamente no, dalla presentazione e poi tutto il battage mediatico che ne consegue all'acquisto, no, per molti no, passa troppo tempo. E comunque Surface non è più solo il 2 in 1 no, con cui un po' no, No, Microsoft ha. perché 2 o 3 anni fa, ora non mi ricordo bene quand'era, Microsoft ha aggiunto al Surface Pro, che è il modello, quello diciamo classico che conosciamo, il 2 in 1 col tablet che si stacca dalla tastiera, altri due prodotti. Il Surface Book, che è quello che hai qui tu sulla scrivania, e il laptop, che invece è un pochino più piccolo, un pochino più carino, diciamo, minuto nelle forme. Laptop che avevano lanciato inizialmente la prima versione, mi pare con Windows S. Sì, Quindi esatto. comunque era, tra virgolette, l'avevano raccontata così, destinato al pubblico di studenti, di coloro che non devono utilizzare Windows 10 al massimo delle potenzialità e potevano sfruttare soltanto lo store. Sì, Ma in diciamo realtà che sono tornati indietro sui loro passi perché poi dalla sì, generazione diciamo che dello era scorso anno. pensato per avere un'autonomia molto maggiore rispetto ai prodotti con Windows, diciamo, normale, Windows in versione standard. Doveva essere un sistema operativo molto più leggero, con applicazioni che girassero in maniera molto più facile, diciamo così, con meno dispendio di risorse e quindi, appunto, perfetto per gli studenti, per chi lavora in mobilità, che ha bisogno di batterie che Sì. durano tantissimo. Poi in realtà,
abbiamo visto che la seconda versione, che è quella dell'anno scorso, esatto, già hanno cambiato 2. Idea, è arrivato con Windows completo. Io nel frattempo ho litigato con le cuffiette per poter ascoltare il live, che è ancora... Intanto io poi vi chiedo scusa se ogni tanto mi distraggo, ma sono anche in live batteria in tutto questo. Live batteria del iPhone... L'iPhone 11 Pro Max, quindi stiamo facendo tutto insieme. E... Perché comunque non avevamo, diciamolo, in queste situazioni, cioè, quando ci cascano poi 3 iPhone di sopra e bisogna ottimizzare i tempi, non c'era stato l'occasione di farla. Live batteria che è molto seguito perché effettivamente... Apple non aveva mai inserito una batteria così capiente su, su un iPhone, e finalmente, io non sono un utilizzatore di iPhone, Roberto sì, finalmente si ragiona con sì, la durata. Sì, penso che mi troverete qui ancora domani mattina. La cosa, sì, non ce ne vogliono poi magari gli appassionati di una fazione o dall'altra, no? Ma per noi la tecnologia ha tutto lo stesso valore, che sia Microsoft, che sia Apple, l'importante è riuscire a darvi le informazioni più interessanti e nel minor tempo possibile. Intanto mancano 5 minuti, 5 all'avvio delle operazioni a New York, lo ricordiamo, sono le 10 di mattina, oltreoceano, qui saranno appunto le 16 quando... Preciso, per favore, sono le 9.55. Adesso sono le 9.55, quindi abbiamo ancora 5 minuti per parlare di quello che ci aspetteremo. Allora, io ho un'impressione, però voi siete insomma dei... validissimi bracci destro e sinistro, mi potete confortare. Io credo che Surface sia un prodotto riuscito, almeno il 2 in 1. Negli anni, è vero, ci sono stati tanti cambiamenti. Io l'ho definito nella recensione il miglior 2 in 1, cioè il 2 in 1 per eccellenza. Esatto. Però io non mi aspetto più in questi eventi, ma non solo di Microsoft, in generale, non mi aspetto più dei grossi stravolgimenti dei prodotti riusciti, perché rischiano di essere sempre un po' dei salti nel buio, quanto piuttosto invece delle evoluzioni, degli sì. upgrade con piccoli ritocchi. Magari poi, ecco, il discorso può essere ampliato, no? Con altri prodotti, però Surface mi sembra un prodotto che nei suoi step evolutivi, no, ha fatto sempre quei piccoli passi in avanti che bene o male ce l'ha portato. Ma possiamo dirlo, in tanti hanno cercato di copiarlo, in tanti hanno cercato di fare dei prodotti simili. Microsoft ha sempre detto: noi tracciamo la strada sperando che i partner ci vengano dietro e poi realizzino dei prodotti sopra quelli che sono i nostri design, sopra quelle che sono le nostre linee guida. Certo. In realtà poi da, diciamo, prodotto guida si è trasformato in realtà nell'unico esemplare effettivamente, perché poi all'inizio qualcuno ha provato ad andare dietro a Microsoft, ma ora come ora effettivamente, se pensiamo a soluzioni di questo tipo, quindi 2 in 1 con il tablet che si stacca dalla tastiera, io sinceramente non vedo grandi alternative a questo Surface Pro 6. In questo momento sarà probabilmente poi la prossima versione, o vedremo come la chiameranno, però comunque questo è diciamo la migliore esperienza, d'uso, la migliore esperienza utente per tante cose, per la tastiera che è, diciamo, nel suo piccolo perfetta, perché comunque è il massimo che si può ottenere da un design di questo tipo così estremo. Ha la potenza perché non rinuncia a nulla, pur essendo una soluzione. Alcuni modelli sono fanless, adesso non mi ricordo se anche questo Pro 6 è fanless, però comunque nonostante ciò hanno dei processori Intel Core, non sono più gli Y, per cui sono comunque processori che certo. ti permettono di lavorare in tranquillità. Sì, però ci dovrebbe essere il terzo incomodo che qualcuno dice arriveranno dei prodotti su piattaforma ARM. Sì, più o meno scontati, nel senso che comunque si sono viste quest'oggi, anche nei giorni scorsi, i render stampa, quindi in alta definizione, del Surface 2 in 1, che non è il nome vero e proprio, è semplicemente la categoria. Il nome sarà, lo scopriremo. A questo proposito ti faccio, secondo te avrà connettività? Beh, per forza, cioè devi necessariamente, se parli di ARM comunque piattaforma, mi correggo, avrà la connettività anche in Italia? Ma perché in realtà, guarda, nelle fiere noi ne vediamo tanti di prodotti, però tutti quelli che abbiamo provato con ARM avevano comunque la SIM card. Quelli sì, con ARM si intende, magari per chi non ha dimestichezza con questi acronimi, sono tutti quei processori, quei system on chip che sono stati realizzati per la piattaforma mobile, quindi per gli smartphone. Faccio un esempio: Snapdragon, varie serie che possiamo nominare,
quelli sono realizzati su base ARM, ma anche i processori e i system chip che sono fatti per Apple sono tutti quanti su base ARM. Quindi consumano pochissimo e hanno ormai una potenza di calcolo molto importante, che può essere, è stata traslata dal mondo mobile al mondo notebook. Quindi intanto stanno partendo, stanno partendo. Non so se è proprio la partenza dell'evento, ma comunque c'è un video. Io vedo un video introduttivo. Io no, sono in ritardissimo, evidentemente, perché non lo vedo. Allora facciamo una cosa. Rico. Ah, ma perché io ho un Surface. Capito, io ho un telefono. Io ho un Surface. Io aggiorno, è vero. Sono no. In anticipo. Lo vedo anch'io adesso. Mi porto avanti. Davide, intanto mentre risolviamo i nostri problemi di connettività. Tuoi problemi. Sì. Secondo te, perché poi è un discorso che poi ci interessa un po', i lettori. Questo genere di prodotti, a chi si rivolgono poi? Nel senso che poi abbiamo detto tre diversi prodotti attualmente nella lineup. Sono secondo te stati pensati per tre differenti categorie di utenza, o diciamo che ormai i confini sono molto lassi, quindi dipende un po' dal portafogli? Allora, sicuramente, beh, il portafoglio sicuramente, perché come sempre diciamo che è quasi sempre una delle caratteristiche determinanti, il prezzo. Ma secondo me come proposizione sono tutti abbastanza orientati verso il professionista. Okay. Anche come target di prezzo, perché comunque sono tutti prodotti che hanno un prezzo che rispetto ad altri prodotti simili è sempre abbastanza alto, alto ma corrisposto, diciamo, da una qualità che è altrettanto elevata, cioè rispetto a molti prodotti concorrenti, certo, o alternativi. Qui si ha proprio la sensazione di avere tra le mani un prodotto che ha una qualità superiore, c'è poco da dire. Questo, il Surface Pro è un esempio lampante, quindi prendere o lasciare, questa è la migliore qualità, altrimenti, esatto, come sappiamo ci sono tante alternative, e quindi il prezzo è ovviamente più alto. Dicevo, secondo me il pubblico è quello dei professionisti in diversi ambiti, okay, in diversi settori, però diciamo che siamo lì. Gli studenti comunque puntano anche tantissimo. Tra l'altro c'è qualche domanda lì che poi magari leggeremo più infatti tardi. Diciamo, io l'ho consigliato quando ho fatto la recensione, ho detto che Surface Pro 6 secondo me è proprio un prodotto per studenti e persone che lavorano in mobilità. Intanto è iniziato. Sì, è ci salito siamo sul palco il primo speaker. Che per se non voglio Satya Nadella, Gabriele, no? Satya. Perché ovviamente non è ottimizzato per il mobile. Satya Nadella, che è il presidentissimo poi di Microsoft. Sì, noi vediamo anche il gobbo sopra, tra l'altro. Che fa notare giustamente come questo sia stato un evento preparato lungamente da Microsoft, come dire. Abbiamo concentrato tutte qui le novità, no? Sulla parte prodotti. Sì, esatto. Tu ancora, Gabri, non riesci a... Ah, ci arriverò. Tanto scusatemi, io metto i sottotitoli perché altrimenti non sento voi che parlate. Così sì, Nadella intanto fa un po' di cenni a ricorsi storici, insomma, dell'azienda, i primi computer. Nadella, che tra l'altro è stato da pochissimo in Italia, c'è stato un evento che abbiamo incontrato personalmente, Gabriele. Sì, tenuto per 45 minuti il pubblico, una di quelle persone che davvero riesce a ispirare quando parla, e non è di quelle persone che poi segue uno schema così molto marketing, no? No, e lui mi è sempre sembrato uno molto concreto, sì, rispetto anche alla precedente gestione Ballmer. Eh beh, decisamente. Con scelte, se vogliamo, abbastanza controverse anche di apertura, che però alla lunga si sono rivelate centrate a fuoco. Sì, perché comunque Microsoft ha, come hai detto tu, ormai ha una solido know-how sul mondo business, che ha fatto la sua forza, a differenza del mondo consumer che va saltellando, certo, no? A questi picchi in giù e in su, il mondo business invece è sempre fiorente. Ed è anche difficile per la concorrenza inserirsi in un contesto
spesso come quello business, cioè dove ci sono anche delle logiche che vanno, ragionano su termini quinquennali, decennali, contratti, esattamente, e uno poi dei motivi che viene per cui si è detto anche di BlackBerry, che un po' allontanato da quello che era il suo oro. Intanto sta parlando di quella che è stata un po' la storia del Surface, i precedenti prodotti della serie Surface. Ha parlato di Surface Studio, Surface Hub, sta facendo un po' un riepilogo delle puntate precedenti, come anche degli HoloLens ha accennato, punti, quindi anche i sottotitoli. Adesso si parla di mixed reality, HoloLens 2, che io personalmente ho provato. Non amo i visori, comunque c'è stato un momento che sono esplosi, con qualsiasi smartphone ti davano questi visori che poi ti davano la possibilità di entrare nel mondo virtuale. La mixed reality, secondo me, è la vera risposta, e chi di voi riuscirà a provare o avrà l'opportunità di provare gli HoloLens, fatelo assolutamente, perché è un'esperienza unica e mi ha sorpreso, mi ha portato a immaginare effettivamente come sarà il nostro prossimo futuro. Nadella sta dicendo che uno dei passi importanti per il presente, per il futuro, sarà quello di creare un'esperienza diciamo trasversale su tutti i dispositivi Surface, quindi una sottolineatura rispetto a un discorso di non avere piccole isole felici, ma cercare in tutti i modi di renderla, insomma, trasversale. Poi vedremo oggi che se ci saranno anche delle novità condivise. È chiaro che per un'azienda come Microsoft, ma non soltanto per loro, tutte le grandi aziende ormai stanno provando a chiudere un cerchio intorno a un ecosistema. La cosa assurda è che a Microsoft manca lo smartphone, manca per ovvi motivi. Diciamo che l'avevano e poi l'avevano, sì, non è andata bene. Intanto sale sul palco Panos Panay, che è il Chief Product Officer, quindi l'uomo di prodotto del marchio, che è poi la persona che in queste situazioni va a raccontare tutte le storie. Uno molto brillante, diciamo che... Sì, credo siamo un attimo indietro in realtà con il nostro live rispetto a quello che stiamo guardando. Voi seguite noi, così sapete le cose in anticipo rispetto... Beh, noi poi, anche perché poi noi abbiamo i nostri tempi, quindi bene o male poi ci risincronizziamo rispetto alle immagini. Panos, che teoricamente potrebbe regalarci qualche sorpresa nel corso della presentazione, cioè non tutto è scritto, noi sappiamo effettivamente ci saranno... Ci hanno svelato che è solito... il Surface Pro 7, il eventuale refresh, insomma, di quelli che sono i modelli che abbiamo che già conosciamo, forse questo 2-in-1 con ARM, e poi qualcosa... Qualcuno online negli scorsi giorni parlava di prodotti foldable, dual screen, vediamo se... Sì, diciamo, poi il dual screen, Davide, tu hai provato adesso lo ZenBook Duo, ZenBook Pro Duo, che è poi forse il top per chi volesse pensare ad un notebook in questo momento, dual screen. Sì, dual screen. Una cosa che ho letto nella recensione è che quello è il dual screen giusto per lavorare, perché comunque conserva una tastiera fisica. In realtà di dual screen ne abbiamo visti tanti. Sì. Però avere la tastiera digitale, diciamo, non gioca a favore, assolutamente. Intanto Panos Panay sta parlando, insomma, abbastanza in maniera larga, no? Della strategia, dicendo appunto quello, sottolineando che quello che ha detto Nadella, riportare le persone al centro dell'esperienza, insomma. Noi attendiamo, no? un po' la ciccia, ma sappiamo bene che gli americani in questo sono molto bravi, perché riescono veramente a... Non so se avete preso i popcorn, ma durerà molto. No, riescono comunque, ovviamente, a condire, diciamo, l'annuncio di prodotto anche con qualcosa che sia un po' più orientato al brand, e da questo punto di vista ci sta un po' facendo, tratteggiando, no? La linea che ci porterà ai prodotti, un po' la filosofia, assolutamente. Parla di una campagna del Super Bowl, nella fattispecie, che ha ispirato... Tra l'altro ha appena sentito, parlato della figlia, che è una... Lui davvero ogni conferenza riesce a tirar fuori poi degli esempi molto personali. Sì, la figlia, la famiglia, sì. Vivono questa... Vabbè, diciamo, le presentazioni americane, statunitense, loro piace
raccontare questa dimensione familiare, personale sì. Per dare un'idea poi di quelle che sono le applicazioni di prodotti consumer, è chiaro, quello è il contesto. Nel frattempo io leggo anche qualche domanda perché già vedo... Le vedo qui su YouTube, quindi se avete domande, intanto, non siate timidi. Si parla di della figlia, si continua a parlare della figlia di Panos, che suona il pianoforte. Che suona pianoforte. Che ha bisogno di un pianoforte che sia bilanciato e ogni volta che lo accende deve essere perfetto e pronto per essere Vediamo suonato. Vediamo quale ispirazione poi ha portato questa... Diciamo che non hanno privacy. Dice che ognuno ha bisogno del corretto strumento per esprimersi al meglio. Una metafora ampia, no? Che parte dalla sua vicenda personale. Sì, diciamo che addirittura no, c'è uno spezzone della figlia che suona. Lo sentiamo in live che suona per Elisa. Intanto c'è la musica, però. Intanto Gabriele puoi leggersi. Sì, no, mentre. Qualcuno ci chiede come mai vari brand non producono più i 17 pollici. Ma in realtà ci chiede Gaetano Russo. Ma in realtà i 17 pollici ne abbiamo visti. Mi ricordo Davide con io ho provato recentemente un P75 Creator di MSI, sì. Era un 17 pollici. E devo dire che mi ha sorpreso il fatto che. Comunque con questa nuova tendenza a stringere molto le cornici, a ridurre al massimo, alla fine l'ingombro non era così esagerato. Cioè, i primi 17 pollici era, ok, vado a prendere un rack, un mobile con le rotelle, perché devo portarle in giro. Adesso sono più contenuti. Diciamo che sono rimasti, ovviamente, nel consumer base, diciamo, sono spariti. Cioè ci sono dedicati al mondo del gaming, al mondo dei creators, come questa parola... entrata nel nostro dizionario sì, di quello sì. Di non se ne andrà più tipo blockchain the quelle parole che... is the new gaming sì però 13 e 15 diciamo che sono un po' gli standard anche per portabilità, no? Sì, infatti dai rumors che sono comparsi online nei giorni scorsi ci si aspetta un laptop 13 e 15 non per nulla. Nel frattempo Lorenzo sta impazzendo con la risoluzione ci suggeriscono sui commenti stiamo ottimizzando al massimo, quindi Lorenzo che dietro in regia sta cioè, organizzando tutto, non vi preoccupate. C'è cioè tutto un dietro le quinte. Allora, che... se a un certo punto spariamo, ci sentite. È caduto la corrente. È partito lei, sono partiti lenti comunque, stanno raccontando una storia che va molto larga, un po' lontana, sì, racconta, non ho capito cosa, nello specifico, musica. Sinfonie e i suoi bambini. Però vabbè, evidentemente arriveremo a un punto che forse mette insieme tecnologia e musica. Scusate, intanto vai, bevi la mia acqua. Io avevo previsto, ho portato l'acqua. Tu la sei portata e quindi sta usando la tua. Bene, chiamiamo Guido se ci porta la birra. Adesso diciamo che pian piano ci stiamo avvicinando al momento in cui si parla di prodotto. Io intanto guardo qualche domanda. Ho se sentito un Surface laptop. Ok. Vai. Abbiamo perso uno. Siamo in tre per questo motivo, perché così... Cioè, hai rischiato di uccidermi, io sono seduto sui libri, non so se ti ricordi. Allora, si comincia a parlare di... Surface Laptop. Qui c'è una nuova prodotto. Tastiera. Non anticipiamo troppo, noi siamo un pochino avanti. Ah, tu hai il nostro live. Quindi... vedete, c'è una nuova tastiera, secondo me. Potrebbe esserci un nuovo meccanismo, no? Sì, sì, questo nuovo meccanismo. Così dal video mi sembrava... A sverniciare i problemi che ha avuto esatto, Apple. Dal video mi sembrava un meccanismo molto simile a quello a farfalla di Apple, però... Staremo a vedere. Due colorazioni, questo è Pro, dovrebbe essere Pro. Si allarga, esatto, ah, 15 ecco. pollici, 15 13 pollici. Confermato quindi. Era 13 o 13.5? 13.5. 13.5 e purtroppo, e questo lo dico, purtroppo ancora il connettore proprietario per la ricarica, però c'era ricarica veloce, ho visto. Sì, ecco mamma lì. Mia, però no, queste scelte sono davvero difficili da digerire. Attenzione, ci sarà una novità per quanto riguarda i processori. Perché io ho intravisto processori Ryzen 7. Ma in realtà si era. L'avevano un po' anticipato. Sì, la sì, possibilità sì. di avere sia configurazione Intel configurazione sia Ryzen sia ARM. Cioè così, in sostanza,
come dire, Microsoft abbraccia tutti, vi voglio tutti bene, lavoriamo tutti insieme, è chiaro, ci e sta. Quindi questo era Surface Laptop 3 per la prima volta in due varianti, cioè 13.5 e 15 pollici. 15 non c'è mai stato, non c'era mai stato fino adesso. Vediamo adesso, ci sono Panos con il modello da 13, sembrerebbe da qui in mano. Non riesco a vedere se effettivamente la finitura è in alcantara come sono sempre state. Dovrebbero esserci due versioni, una con il metallo, alluminio, cioè, insomma, poggiapolsi nell'aria intorno alla tastiera, e una invece con alluminio o magnesio, perché comunque Microsoft lo usa spesso. Sì, è vero. Lega di magnesio, insomma, quello che è. Siamo partiti in tre, siamo arrivati in due. Scusate se guardo di là, ma lui ha lo streaming nostro, quindi non voglio anticiparvi troppo. Si può aprire con una mano, quindi comunque dovrebbe esserci una cerniera. Sta spiegando quello che dicevamo prima, quindi l'esperienza dell'utente è al centro di tutto quanto, e quindi sta raccontando un pochino il funzionamento di Hello, che in realtà conosciamo già, ma qui dovrebbe essere ulteriormente migliorato. Quindi davvero in un secondo tu apri il laptop, non fai in tempo ad aprirlo e già sei all'interno. Diciamo che potrebbe esserci anche un tipo di interazione un po' nuova. Si è parlato un po' di quella oltre alla quella visiva, quindi con un Hello che forse può viaggiare anche tramite voce. Vediamo. Tanto qui è morto tutto lo streaming. C'è un po' un problema. Io ho preso anche un bicchiere d'acqua, ragazzi, scusate l'assenza momentanea. C'è la panchina, c'è chi rimane in panchina. Assolutamente, chi resta in campo. Avere una squadra ampia ci consente di ovviare ai problemi. Se uno muore in diretta. Comunque si parla di anche un trackpad migliorato del 20%. No, sì, io ho letto anche più grande. E buona notizia, possiamo dirlo? Sì, buonissima notizia. E dalle immagini credo che, come dicevamo prima, una delle finiture possibili sia Alcantara, perché si intravede proprio il tessutino. Si è visto subito. Comunque Ryzen interessante, sì, scelta interessante, probabilmente sul fronte grafico, perché appena si è visto, cioè l'hanno annunciato, si è visto il processore e subito l'immagine successiva era una fase gaming, quindi comunque hanno messo subito l'accento sulle potenzialità grafiche. Beh sì, la grafica Vega integrata nei Ryzen è un vantaggio non da poco. È nota per essere interessante. Sul design invece mi sembra che ci siano poche novità. Ma diciamo, tranne il trackpad, che dovrebbe essere un po' più grande, come dicevi tu, sostanzialmente dovrebbe essere rimasto un po', forse un po' più sottile. Ha messo l'appunto. Ah, ecco, sì, ecco, guarda. Ok. Si può. L'ha scoperchiato, lo sta mostrando. Ora ci arriviamo. Non anticipare troppo. No, in realtà sono avanti loro adesso. Ah, sì. Mi sono perso. Quindi parla di un hard disk rimovibile. Sì, l'SSD. Questa era una delle voci che si erano rincorse in rete, quindi la possibilità di poter aggiornare, cambiare agevolmente le memorie SSD. Riparare, insomma, anche di assistenza. Cioè, comunque è una cosa non da poco, anche perché probabilmente il componente meccanico, uno dei componenti meccanici insieme alla ventolina, laddove ci sia, non c'è sempre che si rompa. Assolutamente. Le parti sono quelle. Nuova finitura in alluminio, sì, anche. Sì, alluminio, Davide, non è... Quindi comunque il metallo resta sempre, insomma, questa colorazione dovrebbe essere nuova, tra l'altro. Quella che ha Panos in mano è una specie di... Mi ricorda qualcosa. Mi ricorda la sabbia rosa del Mac. Del MacBook Air. Del nuovo, sì, ce l'abbiamo. Non è qua, sì, è lì. È là, sì, mi sa che andrà a prendere, però. È abbastanza simile. Però questa non sarà ovviamente l'unica colorazione. Mi pare ci sarà anche il blu e credo anche, do per scontato, anche il nero. And then if you look, and there's a few back here, you'll look around between the screen, and I just want to make this so you understand this point, between the screen and the metal, there's always a... Si sofferma sulle cornici. And the reason is because when you close it, you want to protect the screen.
Parla proprio di possibilità di ok, sì, sta parlando di cornice, dice che in realtà loro non hanno ridotto molto le cornici come si vede oggigiorno su tanti dei prodotti, per un motivo esatto, perché quando lo chiudi e lo metti nello zaino comunque quella cornice in più protegge dagli eventuali da impatti e questo diciamo è una bella scusa, una bella scusa per dire, per non dire in realtà gli serviva la cornice per inserire i sensori per Windows Hello, quindi sì, sopra diciamo che gli serve sicuro. Asus ha creato il notch al contrario dell'S13. Ah, ecco qui, qui c'è processore Intel Core 10ª generazione. Vabbè, questo lo davamo un po' per scontato, anche perché si tratta di un refresh hardware, evidentemente devi inserire quella che è la miglior piattaforma, o comunque l'ultima piattaforma Intel, a basso consumo. Stiamo sempre parlando degli U, serie U. Sì, sì. Quad core, quindi potrebbe essere anche il Core i7. Si parla di velocità raddoppiata rispetto al Surface Laptop 2. E c'è anche un riferimento al MacBook Air, 3 volte più veloce. Ovviamente sono 3 volte più veloce di un Mac, non ho capito. Cioè, sono, lasciatemi dire, come dire, delle frasi a cui siamo un po' abbastanza abituati, no? Queste 2x, 3x in un evento molto condensato aiutano, poi sappiamo perché la realtà è molto più sfaccettata. A livello tecnico in realtà ci può stare, perché il MacBook era dei processori a 5 watt, questi sono a 15, quindi se facciamo così due comunque conti. Qua si sta, cioè subito si sta puntando sul gaming, vedete ci sono ora in mano invece il 15 pollici. Avevo aperto un altro video. Lui ha aperto un video di 6 anni fa. Quindi 15 pollici. Sì, e parla di più leggero. E più performante 15 pollici della sua categoria. Della sua categoria. Intanto lo sottolineo con un punto, con una ovviamente un'altra comparativa rispetto al MacBook Pro. Dice che mezza libra più leggero. Aspetta, vediamo una conversione perché l'umanità al solito non si riesce a mettere d'accordo sulle unità di misura. 200 grammi, 220 grammi, mezza libra a spanne. 220 grammi in meno rispetto al Pro dell'Apple. A spanne. Ah, e adesso parlo invece di Ryzen. Dice che c'è la Ryzen Edition, quindi Ryzen Surface Edition. E sottolinea appunto, parlando di Ryzen, la componente grafica più veloce. Quindi tra l'altro sono curioso di sapere i prezzi, perché noi abbiamo visto qualche brand che ha realizzato lo stesso prodotto con piattaforma Intel e piattaforma AMD, che poi c'erano quei 100 euro reali di differenza. Però posso dire che questa è una bella cosa. Io almeno guardando anche i commenti dei nostri lettori, che spesso la pongono su questo dualismo fra i processori oltre che fra i brand. Sì, diciamo che è un dualismo che aveva tanto senso sul desktop, ne aveva un po' meno sui notebook, perché fino alla scorsa generazione Intel aveva un vantaggio prestazionale importante. Ora invece l'ultima, i Ryzen 3 sembrano aver colmato questo gap, e quindi avere questa doppia scelta è sicuramente. E peraltro, Gabriele, qui si parla di una addirittura co-ingegnerizzazione del processore con AMD, come dire, AMD l'ha ci ha aiutato a, come dire, creare il mix perfetto con la parte hardware. Diciamo che questo per AMD è importante essere lì, perché lascia stare poi il numero di prodotti che possono andare a vendere con nello specifico. È un'immagine, cioè adesso AMD se la può giocare alla pari con Intel, fa brand awareness. E poi quello che è il partner principale di tutti questi brand minori, virgolette minori, che producono i dispositivi. Adesso mi fermo solo un secondo, perché ha parlato di batterie. Dice che c'è la ricarica rapida, batteria che su questi notebook, su questa tipologia di prodotto è importantissima. Ricarica rapida 80% in meno di un'ora. Sì. Io da 0 all'80% in meno di un'ora.
ovviamente fast charging, sì. Non abbiamo ancora però l'idea dell'alimentatore incluso. No, infatti stavo cercando. Però si parla di prezzi, comincia già a circolare dei prezzi. Allora, però prezzi in dollari, che comunque non... Eccoli qua, 9,99 il prezzo di lancio, starting sempre... per il modello da 13. Ah, è a partire da $999 il 13.5 e a partire da 1199 il 15. Preordini da oggi, disponibili dal 22 ottobre. Ok. Quindi ci sono 3 settimane, però aspetta un attimo, dobbiamo effettivamente capire per se il mercato anche italiano. Allora, la speranza è che ci sia anche in Italia da oggi, quindi... che il preordine possa partire già da oggi per averlo il 22 ottobre. L'equivalenza con le lire ve la daremo nel corso con gli euro, delle lire, le lire mi piacerebbe dell'euro, scusate. Dell'euro ve la daremo nel corso sì, del... adesso lo scopriamo, adesso ricordate lo scopriamo. Sempre che i prezzi che vedete in queste presentazioni sono escluse... prezzi americani e before taxes, quindi escluse le tasse. Quindi oltre a quel prezzo lì dovete aggiungere le tasse e poi la conversione e vedere... Effettivamente sicuramente non sarà €999. Lo possiamo dire quasi per certo. Si è passati a Surface Pro intanto, sta facendo come prima un po' una... digressione. Sulla sì. Genesi di Surface Pro. Pro che... E adesso entra il nuovo modello nelle mani di questa fanciulla di cui non conosco il nome. No, okay. Però lo abbiamo vista più volte, non è... Comunque... Sì, è un habitué delle presentazioni di Microsoft. Robin Seller, per okay. L'anagrafe, che appunto ci mostra il nuovo prodotto, così a occhio direi che... le differenze dal punto di vista estetico non siano... No, però ci sta nascondendo il lato più interessante, secondo me. Quello dello schermo. Se, no, quello è la cornice dal lato opposto. Che... Comunque, settima generazione. Che non sembra cambiata così a naso sì, dal punto di vista 7. Estetico. Io credo proprio che dimensioni, peso, resteranno le stesse. Anche per una questione di compatibilità con gli accessori, che comunque... chi compra una soluzione di questo tipo poi è tenuto anche a comprare accessori. Ok, tanto video. Allora io ne approfitto per farvi una domanda sul pricing, perché mi stuzzica un attimino, no? Posto che non abbiamo ancora la corrispondenza con i prezzi per il mercato europeo e italiano. Comunque $999 e $200 in più per la versione da 15 come prezzi di partenza. Diciamo ci potrebbe stare per il fatto che il 15 pollici potrebbe avere anche una batteria più grande, okay. Oltre al display più grande, perché comunque avendo delle dimensioni maggiori ci sta una batteria più capiente, e bisogna vedere che differenziazioni hanno fatto a livello di piattaforme. Magari sul 13.5 non abbiamo versioni con una scheda grafica dedicata, che potrebbe essere una MX250 di Nvidia. Ma di solito hanno inserito, non mi ricordo questo nel dettaglio. Nel laptop forse c'era la versione top che aveva la MX. E quindi bisogna 150. Vedere la differenziazione a livello di piattaforma. Se hanno inserito qualcosa in più, i $200 ci stanno, sia per la batteria che per l'eventuale upgrade a livello di prestazioni. Se non c'è niente di più, per 2 pollici in più di schermo, anzi 1,5 pollici, non so se li spenderei, però... Io nel frattempo video continua. Sì, video anche un po' emozionale, perché si parla di una persona con una disabilità che grazie alla pen sta... Vorrei solo segnalare che ci sono due... Siamo probabilmente gli unici al mondo insieme al live ufficiale, che stiamo seguendo live, quindi abbiamo 1/10 degli spettatori rispetto a quello ufficiale. Quindi grazie. Ragazzi, spolliciate verso su, dateci un feedback, anche perché... Chi ci segue ha visto che poi no, anche la grafica, la qualità la stiamo migliorando ogni volta, quindi dateci il vostro supporto. Sempre grazie a tutto il team che da dietro le quinte, che in realtà dietro è davanti alle quinte, sta facendo un lavoro preziosissimo da stamattina alle ore 6. Quindi insomma, pollice in su, noi lo apprezziamo, e anche il regista di Pietro Lorenzo lo apprezza tanto. Siamo tornati intanto sul palco, si parla... Ah, ha detto sì. Un dettaglio non indifferente che... Eccola qua. Ci arriviamo, fra ci arriviamo, ci stiamo arrivando. Cosa mancava sul Surface Pro 6? Io guarda, prima sono sceso a prendere le cuffie e per sbaglio ho preso delle cuffie con USB-C. E ho detto, dove le metto adesso? Non posso. E finalmente arriva la arriva USB-C. La tanto attesa USB-C. Io l'avevo detto nella recensione, era la mancanza più grande del Surface Pro 6. Io non capisco questa...
questo atteggiamento di certi brand nel doverlo tenere ancora un po' nascosto, cioè non adottarlo a metà, perché per questa verità non è che non lo sia adottato come Apple, l'abbiamo discusso più volte, abbiamo discusso anche in redazione, è stato adottato in parte dalla casa di Cupertino, non in tutto e non certo negli iPhone. Qualcuno sostiene anche che ci sia ovviamente un lavoro di reingegnerizzazione di alcune parti, però lasciatemi dire che ormai lo standard è talmente diffuso, talmente... Sì, ci sono anche delle leggi, mi pare, a livello europeo che impongono un limite al numero di caricabatterie per limitare insomma l'accumulo di roba, di apparecchiature elettriche. Certo. Poi, intanto lei ha parlato velocemente anche della keyboard che così ad occhio è la type cover classica, quindi credo sia rimasta identica, così a occhio non vedo differenze. Vedo però una colorazione rossa, ma forse c'era già per il modello. And this one here looks interesting. Anthony's nose might be a little bit difficult, but it'll be okay. I can pull over text that describes that. Qui si parla comunque ancora appunto della maybe not. And I always like delle possibilità. Tanto qua ci chiamano. Qui sta facendo appunto una navigazione su un sito chiamato All Trails, che immagino sia a proposito dei itinerari. Sta mostrando poi con la penna, col pennino, quelle possono essere le potenzialità. Sì. Tra l'altro ho visto questa colorazione rossa. Sì, vedo che ti intriga. Sì, ma onestamente il nero mi piace, però lo rende un pochino anonimo quello che ha Davide davanti. Quindi sì, ha fatto vedere... Today the Surface Pen works across all Surface products. Però delle nuove funzionalità legate alla condivisione dei contenuti, che dovrebbero essere molto più rapidi. Tra l'altro la cover la puoi ribaltare in maniera che la stand sia più stabile. Questa è una cosa non indifferente, perché io sono uno di quegli utenti che non ama particolarmente il Pro, la serie Pro, perché la stand quando sono in viaggio in giro dà fastidio, cioè non riesce a girarla nella maniera giusta per... Sì, l'appoggio sulle gambe mi traballa, quindi una cover che si gira in questo modo e mi fa da... E ti fa da supporto, come dire, aggiuntivo rispetto poi alla... Sì. Hanno aggiunto delle funzionalità per la penna. Ad esempio, ho fatto vedere che si può editare, si può modificare direttamente il testo usando la penna. Quindi lei, ad esempio, ha cancellato con la penna una porzione di testo e questa è stata eliminata in automatico dalla nota, dal documento. E il documento quindi risulta modificato anche tramite la penna, senza... Esatto, che è un miglioramento rispetto alla... Qualcuno ci fa notare, scusami, nei commenti che non hanno ancora mai parlato di Cortana, cioè che non è mai stato tirato in ballo. Sì, però Cortana... potrebbe arrivare dopo, forse. Sì, o potrebbe arrivare dopo, però già abbiamo visto qualche cambiamento, no? Perché Cortana era partito veramente in pompa magna, sì, agli albori, no? Essere... E adesso è stato messo quasi in una parte, no? Più nascosta. Vediamo un attimino se sarà un oggetto di discussione, come magari è stato trasformato, perché poi noi lo vediamo nel nostro piccolo in tutti i dispositivi, no? Sì. Alexa è dominante, Google Assistant non ha parlato di Cortana, ma ora stava parlando di interazione comunque tramite i comandi vocali e la dettatura. Ora ha fatto vedere ad esempio la correzione del documento, lei ha selezionato una parte di testo, ha parlato a Surface chiedendogli di correggerla e in automatico il testo è rimasto appunto come dicevamo, quindi un voice to text simultaneo attraverso i commenti di Office. Ci chiedono nel frattempo se ci saranno disponibili anche in Italia, ancora non lo sappiamo, quindi dobbiamo aspettare insieme a voi. Prima o poi sì. No, prima o poi sicuramente, se da oggi, non ho specificato, se da oggi saranno disponibili anche da noi o comunque al preordine. Vediamo fra un po'. Credo lo sapremo solo alla fine della presentazione. Sul sito ufficiale sicuramente non c'è ancora nulla italiano. Sto controllando adesso. Tanto si parla di nuovi microfoni inseriti nel... Ovviamente
sempre in ottica di comandi vocali. Assolutamente, qui si parla di un suono crisp and clear, quindi brillante e molto squillante parla la differenza di presentazione rispetto a tante altre che abbiamo visto. Ha parlato circa un minuto del prodotto, delle specifiche, dicendole veramente molto velocemente, e poi si è sfondata sulle esperienze, sulle funzionalità. Ma diciamo che è una tendenza abbastanza diffusa ultimamente, perché comunque si parla sempre più di refresh, sempre meno di prodotti, ma anche all'inizio. Ma anche Davide, perché comunque avendo una suite Office qui da mostrare, che è poi quella che utilizza, no, la stragrande maggioranza delle... Questa volta è interessante, sostanzialmente un OCR, un sistema OCR molto funzionale, quindi puoi ad esempio in una tabella scrivere a mano libera con la penna e poi viene tutto tradotto in parole, in lettere digitali, quindi in ordine senza il disordine che possiamo creare noi. Ok, chiusa questa parte, vediamo un attimino. Ecco, abbiamo una prima indicazione dei prezzi da ottobre 22 a $749. Preordini partono da oggi anche per questo prodotto. Quindi adesso un... partire da 749. 749, poi vedremo... Aspetta, le... 749 vedere... senza la... senza la tab cover. Quello è sempre stato così. E la type cover rossa, in effetti, viene confermata che è nuova. Quella rossa proprio viva. Vedi? Ci sono tanti colori. Attenzione, perché c'è un nuovo annuncio. Nuovi prodotti di Surface audio saranno delle buds? No e invece sì, ecco. Dall'immagine dietro la signora degli auricolari non poteva esimersi, possiamo dirlo, che ormai lo fanno tutti, anche se non c'è il famoso smartphone true wireless. Ma tra l'altro la forma è molto interessante, una specie di bottone, 24 ore di autonomia, bottone. Ovviamente in ear, delle true wireless in ear, squillano i telefoni. Spotify, home case, double tap, quindi doppio tocco per le risposte. Integrazione Office 365, cosa vorrà dire? Ah, non lo so. Che sarà ottimizzato probabilmente, no? Per le funzionalità. Poi comandare le presentazioni PowerPoint con i microfoni. Non male. Vediamo un attimino che cosa ci dice. Questo era un video, quello che abbiamo appena visto. Le dimensioni, tra l'altro, sono davvero... sembrano molto limitate. E questa forma è particolare. Voglio vedere cosa viene fuori quando poi le si... Ah, guarda, le stai indossando. E sono un po' più grosse di quanto sembrasse in video. Sembra che hai un bottone. Sì, un bottone, sì. Per una donna sembra un orecchino un po' sui generis, per un uomo vedremo che cosa... Però lo sappiamo, fin dai primi AirPods hanno fatto un po' discutere come... Sicuro, in questo momento ne indosso un paio che sono comunque abbastanza voluminose, anche se sono probabilmente doppio microfono direzionale. Autonomia, super. Ormai davvero hanno fatto un lavoro, un passo in avanti con l'autonomia... incredibile, cioè queste true wireless sono partite da un'ora di autonomia a 24. Sensori touch. E probabilmente la dimensione piatta e larga si deve proprio a quella, facilitare il doppio tocco. Voglio capire se c'è la gestione del volume, perché una cosa che manca su tante di queste cuffie. Allora, qui si parla di un sensore che ti aiuta a navigare per la musica e sulle chiamate. Quindi vediamo un attimino che cosa vuol dire questo navigare. Sia lo swipe che il tap, quindi potrebbe essere anche swipe per passare da una canzone all'altra, alzare, abbassare il volume. E sarebbe molto interessante. La superficie in teoria c'è, per fare qualche virtuosismo. Vediamo un attimino. Allora, intanto su Android basta un semplice tap e swipe per aprire Spotify e riprodurre musica. Fantastico, cioè è inverno, hai i guanti, stai camminando, non hai voglia di prendere il telefono, togliere i guanti, sì, vai un tap. È una piccola interfaccia, possiamo dire che è quasi una piccola interfaccia. Adesso ci mostrerà una piccola
demo di cosa fare con la Suite Office, cioè come queste cuffie. Sono molto curioso. Queste cuffie, è la dettatura vocale, ragazzi, è l'unica cosa possibile. Dettatura vocale. Ricordiamo che Microsoft è anche molto attivo nel campo delle funzioni per i disabili, quindi tutto il discorso accessibilità, quindi c'è anche sicuramente qualcosa per chi legato assolutamente, per chi ha qualche impedimento. Un PowerPoint. Ci vorranno gli uffici insonorizzati adesso. Si parla della possibilità di cambiare linguaggio e della possibilità di tradurre e creare caption, quindi sottotitoli in tempo reale. Attenzione, questa è una cosa che potrebbe essere fantastico. Fantastico, sì. Da provare, sicuramente da provare. Posso dire che mi ha destato più curiosità queste cuffie con tutto rispetto del Surface. Tra l'altro è interessante perché puoi anche cambiare la lingua e fa la translation in tempo reale. In tempo reale. Mentre parli. Allora arriveranno prima di Natale, comunque periodo natalizio, $249, prezzo americano, da noi. Beh, è un prezzo importante, comunque. È importante, evidentemente hanno tanta tecnologia a bordo. Da noi se arriveranno potrebbero essere intorno ai 299. Secondo me difficilmente quindi le diciamo che superiori insomma alla media di mercato anche di prodotti più evoluti. È ritornato intanto sul palco Panos Panay. Che ripercorre un po' certe tappe storiche, no? Quindi parla addirittura, torna indietro al 2010 parlando del primo prodotto di Surface. Chissà perché, probabilmente qua si introduce il 2-in-1. Questo potrebbe essere il momento del 2-in-1 con ARM o qualcos'altro. Dici quando si parte così da lontano si punta qualcosa di grosso. Sì, abbiamo iniziato così. Qualcosa un po' di disruptive, come dicono gli americani. Quindi si sofferma sui tre pilastri. Qualcuno nei commenti, Stefano, suggerisce fossero nere, prese giorno zero. Le cuffiette, ma secondo me ci sarà un altro colore. Difficilmente saranno solo bianche. Quindi Stefano, abbi fede. È la cosa più semplice, diciamo. Che cambiare un colore, sì, diciamo che è la cosa più semplice. Ma poi bianco-nero di solito arriva sempre. Attenzione. Attenzione perché... Stanno mostrando qualcosa di... C'è un video... Video prodotto. Sì, ecco. Doppia Type C, 4K, video 4K Ultra fast HD. Charging. Era la webcam, tra l'altro, quella. Sì. Video 4K per LTE, eccolo. Qui siamo sul 2-in-1 con processore ARM. Processore Microsoft SQ1. Non so cosa sia. Avranno realizzato un loro 2 teraflop per la parte grafica. 13 pollici, edge to edge, 2-in-1, quindi con cerniera ad aggancio magnetico. Hanno creato un top di gamma praticamente all'interno della gamma Surface. Quindi con una nuova pen ricaricabile. Quindi una penna con i soliti 4096 livelli di pressione. Anche l'alloggio per la penna. Questo tipo di alloggio, tra l'altro, l'ho già visto sul Tab S6, magari non in basso ma in alto, sì. Quindi molto intelligente a fare. Perché come noi, possiamo dire, noi tutti perdiamo cose, facilmente. Tutto. Lo puoi dire. Anche qui c'era l'hard disk rimovibile, sì. Visto. La doppia Type-C, l'ho già detto. Surface Pro X. La X è... gettonata ultimamente. È ARM, giusto? Mi pare di non l'ho visto. Non c'era scritto, ma adesso vediamo se c'era un processore loro, però, SQ1, quindi comunque vediamo... sarà una personalizzazione loro fatta su base ARM, come fa Apple con il suo Bionic, per intenderci. Più leggero, dice anche Panay. Edge to edge display, quindi comunque cornici estremamente ridotte, motivo per cui sulla quindi qui più bassa, la questione del bumper non funziona più. Non vale. Non vale su questo prodotto, non vale perché è più leggero e quindi non si rompe. Dopo puoi sbattere. Più leggero era, come adesso, dice, era una scusa marketing chip. Assolutamente. 5,3 mm sottile, perché ARM, quindi non è fanless, non ha ventoline, non ha bisogno di essere raffreddato in maniera attiva.
e 1,68 pound. Già stiamo sul pezzo qui. No. Sono 760 grammi. Più o meno 760 grammi. Con o senza tastiera? Secondo me senza tastiera. Senza. Solo il corpo. Vabbè, tastiera comunque sarà intorno ai 150 grammi. Siamo sotto al chilo. Molto probabile siamo sotto al chilo. Molto interessante. Non so cosa ne pensate voi, però questo è un po' sorpresa, effettivamente. È una di quelle cose che mi potrebbe stuzzicare. Sì, sta andando in crescendo. Perché poi in mobilità 2280 per 1920, quindi un 2K. 1401 il contrasto e 267 PPI. Ma soprattutto è pensato per la mobilità, quindi processore ARM, batteria di lunga durata e connettività, si è visto LTE, quindi con SIM puoi utilizzare sostanzialmente questo, che è la cosa che vuol dire è più interessante. Ricordiamo che aveva provato già a fare un prodotto con una SIM integrata professionale, era il Surface. Un Surface di due generazioni fa, se non sbaglio. Attenzione, perché sta parlando del nuovo processore, si chiamerà Surface SQ1, come ha detto Gabriele, che aveva colto nei meandri delle specifiche video questa allora, sigla. Stanno dicendo che normalmente i chip ARM lavorano a 2 watt. Questo probabilmente invece sarà più potente, quindi lavorerà magari anche a 4. In questo caso, se lavorasse a 4, sarebbe, diciamo, paragonabile alla serie Y. Alla serie, sì, ai vecchi Core M. Sì. Ah, i Core M. Siamo così vecchi che possiamo parlare di Core M. Ho parlato di Qualcomm, quindi è stato Snapdragon, quindi stato sulla base insieme a Qualcomm, quindi c'è batte un cuore, è chiaro. Ma ragazzi, queste sono delle personalizzazioni fino a 7 watt, quindi esattamente come i Core Y, che sono a 5 ma puoi spingerli fino a 7, quindi è un super Snapdragon. È un super Snapdragon ridisegnato per questo prodotto portatile, ultra portatile ma soprattutto ultra connesso. Quindi riuscire ad avere veramente un portatile definitivo, e quando uso la parola definitivo, che non ha bisogno di altri accessori per connettersi anche in rete RT LTE. Per dare un'idea, qui dice che questo prodotto ha 3 volte le performance per watt di un Surface Pro 6. Allora, possiamo dire, Gabriele, che qui stanno cercando di fare un prodotto, di andare laddove spesso gli altri hanno fallito in passato, per vari motivi, allora, soprattutto di prestazioni. Possiamo dire che ci saranno i ragazzi di Intel incazzati vedendo questo tipo di racconto, perché poi questo è stato lasciato per ultimo, quindi, come dire, la sorpresa più interessante. One more thing. Sì, one more thing è il futuro, probabilmente ci parlerà di sempre di più di questo tipo di dispositivi, che in realtà abbiamo visto poco, cioè sono stati presentati alcuni, l'ha fatto Lenovo, l'ha fatto Asus in sordina, ne abbiamo provati, sì, del Mobile World Congress di 2 anni fa, no? Yeah. Questo genere di prodotti molto interessanti sulla carta, ma che poi alla resa dei conti, Davide, possiamo dire, non reggevano, diciamo, la comparazione con prodotti non connessi. Il problema fondamentale era che giravano con Windows S di default, che però ha tutti i limiti che già conosciamo, e quindi per poter utilizzarlo poi veramente per lavorare come useresti il tuo notebook normale, avevi bisogno comunque di fare l'upgrade a Windows 10 normale, e a quel punto lì perdevi un po' i vantaggi di avere un processore ARM, perché non avevi più quella batteria, quella durata dell'autonomia così elevata. Sì, ma poi quindi considera che tutti quei dispositivi precedenti erano basati su Snapdragon Mobile, cioè ci hanno venduto come Snapdragon, hanno strappato il cuore, uno smartphone, e l'hanno messo su una macchina decisamente più, sì, senza quella l'avranno ovviamente ottimizzati, certo. Però non c'era poi quella effettiva ottimizzazione software, infatti noi abbiamo avuto comunque le nostre difficoltà a provarli. Qui invece evidentemente Microsoft avrà lavorato davvero per cucinarsi in casa un processore più potente, assolutamente più potente, che non è, come hai detto tu, strappato dallo smartphone, è messo su un portatile,
realizzato apposta per questo dispositivo. No, peraltro, a proposito di prestazioni, perché appunto il tasso di prestazioni, quello di autonomia, diciamo che era stato ben toccato. Sulle prestazioni, Panay ha detto una cosa interessante. Ovviamente la prendiamo sempre col beneficio dell'inventario, insomma. Prestazioni 3 volte superiori rispetto a quelle di un Surface Pro 6. No. Performance per watt. Sì. Quindi perché il wattaggio è inferiore, quindi comunque... Guarda, cosa conta? Cioè, le difficoltà che abbiamo avuto noi erano sostanzialmente... Sono molto spinti questi processori. Sì. Poi dovremmo vedere alla resa dei conti, esatto, come gireranno le applicazioni. Sono quelle che sì, le applicazioni, e questa è la speranza, che comunque loro, realizzando questo hardware in casa, tra virgolette in collaborazione con Qualcomm, abbiano realizzato qualcosa che sia... Certo. Che si incastri bene e quindi possa veramente dare il massimo. L'importante è appunto che l'architettura ARM sia... Sì, cioè dal punto di vista grafico, abbiamo visto, stiamo vedendo adesso un esempio, in realtà anche i precedenti modelli dei vari brand erano molto rapidi. Io mi ricordo utilizzavo Photoshop in maniera completa, come se avessi il mio portatile di tutti i giorni. Però ci sono delle mancanze di applicazioni, cioè con ARM ad esempio, non so adesso, ma Premiere Pro non era compatibile, cioè anche della stessa suite c'era una cosa sì e una cosa no. Certo, quindi era un'esperienza monca per certi versi, no? Fino adesso noi abbiamo avuto un'esperienza, sì, limitata in quanto applicazioni realizzate per la piattaforma ARM su Windows. Quindi puoi avere tutta la potenza che vuoi, ma devi mettermi in grado di sfruttarla con gli applicativi. Qualcuno ci ha chiesto, ad esempio, qui mi sono perso il nome, mi ha chiesto se potrebbe essere un concorrente diretto dell'iPad Pro Pro 13 no? Dell'iPad Pro, sì, del 13 11. Potrebbe, la differenza lì evidentemente la faranno le applicazioni, cioè l'iPad ha sempre... L'iPad pur con il suo nuovo rinnovato, no? Sistema operativo iPadOS resta un al prodotto... Al vantaggio dell'ecosistema software. Hanno parlato di questa funzione fantastica che per le conference call, che praticamente il Surface Pro X ha questo processore neurale relativo alla realtà aumentata, sì. No, scusate, all'intelligenza artificiale, che praticamente fissa gli occhi dell'interlocutore in modo che sembri che stia sempre guardando dentro al device. Ah. È una feature che serve per mantenere l'attenzione, per catturare maggiormente l'attenzione mentre stai facendo le call. È detto che Apple sta portando questa cosa anche dentro a FaceTime, ma ancora non ci sono arrivati. Ora parla invece della Slim Pen, la nuova penna, che è una penna differente, che si può appunto posizionare sulla parte alta della tastiera. Sì, essendo così slim. Molto slim. Buona notizia, assolutamente. Abbiamo detto prima di questo percorso che stanno facendo le penne, no? Da prima da oggetti separati, oggetti sempre più integrati. Giusto ieri c'era quindi Nicolò che ci ha lasciato il suo iPad Pro e gli abbiamo detto: ma la penna l'ho persa. Sì. E non costa poco. E non costa poco, non costa poco. Nel frattempo ho finito di impostare il nuovo orologio. Sì, perché qui si fanno insomma multitasking quello vero. Batteria, abbiamo qualche piccolo problema di il wifi è morto, connettività, vediamo intanto. Per fortuna il PC del live è cablato e quindi io ce l'ho, io sono in LTE con lo smartphone, ho risolto i problemi. No, e qui è proprio Microsoft.com che non risponde. Sì, c'è un problema sullo streaming dalla origine. Però intanto noi possiamo dire. Lo dico io, non sta dicendo nulla di che, sta raccontando una storia, sta facendo ridere il pubblico. Panos comunque è un uomo da palco. Tra l'altro, sto dicendo, se tu vuoi un vero prodotto 2 in 1 che sia efficiente dal punto di vista della produttività, hai bisogno di un mouse. Questo cioè adesso vediamo come evolve il suo discorso. Sarà qualcosa relativo alla penna, sì. Sicuramente, assolutamente. Tu dici che la penna? Gli dico che c'è un nuovo mouse. Un nuovo mouse, potrebbe essere.
Intanto ricordiamo sempre 2 teraflop del GPU. Ha parlato del GPU, ma GPU dovrebbe essere l'equivalente di una Xbox One più o meno. Sì, la GPU è adesso qual è? Perché dovrebbe essere un Adreno, cioè una delle GPU associate ai processori. Attenzione perché sta lanciando un'altra bomba. Scott Belsky, who's a great friend of mine. Fa salire sul palco Adobe Creative Cloud per ARM. Visto. Quindi hanno finalmente ottimizzato tutti i software che noi Adobe stiamo aspettando da mesi e mesi su iPad Pro e ancora non è arrivato. Vabbè, di questa è questo è networking soprattutto. No, sì, io sto pensando ai poveri brand che hanno realizzato i prodotti Monkey, no? Senza la possibilità di poi sfruttare i software, e poi arrivano loro che lo fanno con la loro tempistica e ti buttano giù tutta la suite Adobe, che è chiaramente il massimo per chi vuole utilizzarla anche a livello professionale, ma non soltanto. Poi Adobe Photoshop lo utilizzano anche gli studenti, lo utilizzano tantissime persone. Stanno utilizzando sempre di più, mi diceva uno dei manager di Adobe, che da prodotto diciamo un po' di nicchia sta diventando un prodotto sempre più aperto. Anche perché ci sono le applicazioni per mobile, quindi c'è anche Rush, ci sono una serie di software che da smartphone ti fanno. Assolutamente, già. E il responsabile adesso sta dicendo proprio questo, insomma, vogliamo fare una serie di prodotti che non sia solo nativa per il mondo desktop, ma sia sempre più aperto all'utilizzo. Anche in dispositivi più portatili. Mobile, ha detto proprio mobile. Mobile products, sì, 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 sì. Naturalmente è una sfida impegnativa, perché poi non è un'esportazione semplice quella che... Perché qui poi qualcuno direbbe it's a matter of user experience. È tutto relativo alla user experience. Certo. Non puoi portare un'applicazione desktop su mobile, è impossibile usare col touch specialmente questo tipo di applicazioni, e quindi è importante ridisegnare l'interfaccia per avere un'esperienza utente appagante anche su questo tipo di dispositivi. Quindi io mi aspetto addirittura delle app nuove ridisegnate, dici, proprio dal punto di vista dell'esperienza. Potrebbe essere nuove. Cioè delle nuove piattaforme, nuove app. Allora, qui si parla di Adobe Fresco. Mi manca. Sì, ma in italiano è sempre fantastico come suonano, perché ovviamente usano delle parole che a noi hanno un significato. Ma sarà la parola italiana, fresco, anche spagnolo mi pare. Come, un po' come l'oppo reno. Rino. In realtà è Reno in Italia. Vediamo un po' questo Adobe Fresco utilizzato su Surface Pro X, come dicono gli americani. Quindi lei una demo. Farà un ritratto, disegnerà un ritratto, disegnare. Sarà un mostro, sarà super bravo e farà sembrare noi... Le persone... No, noi due, perché i lettori non lo sanno, ma Davide ha una gran bella marina, e anzi a questo punto lo invitiamo a provarlo sul palco di HD Blog al più presto, proprio per capire se... Ah beh, ha fatto così in due minuti, ha fatto uno schizzo perfettamente sagomato di una figura, un profilo femminile perfettamente disegnato. Che fastidio, ho un fastidio, vi amo, voi che ci state ascoltando avete questa capacità. Io ho sempre provato un fastidio sin dagli elementari. Vedevo gli altri in avanti e ho detto: ma sarò scemo tutta la vita. No, io ho avuto sempre una rassegnazione. Bravo, perché, sì. Credo, ognuno è bravo. Invidia. Sì, sì, assolutamente. Quindi adesso sta cambiando i pennelli, no? In senso figurato, perché poi sono. Sta mostrando la penna è la stessa. La livelli di pressione che è efficace. Assolutamente. Quindi prima era uno schizzo, come potremmo dire, a matita. Adesso sta ripassando la figura con. Diciamo queste con rapidità. Da notare poi che l'interfaccia, lei ha fatto uno zoom out, uno zoom in, vedo gli strumenti, è tutto rapidissimo. Evidentemente sono applicazioni ottimizzate per questo sistema. Bene. Io ero uno degli estimatori di questa piattaforma, di questa unione Windows ARM, e sono rimasto un po' deluso. Ah, guarda, adesso va a sistemare un po' i bordi. Ok, sta mostrando che la penna si è girata dal lato opposto alla punta alla gomma, esattamente come quelle che usavi a scuola. Come quelle classiche.
però non si consuma. Però vedi, è proprio tutto nell'ottica di rendere la user experience più fluida, no? Cosa faresti tu con la tua penna per cancellarla? Giri e usi la gomma, no? Assolutamente, però Davide, possiamo dirlo che vanno tutte provate, perché effettivamente poi il discorso delle sensibilità, la pressione, l'esperienza del polso, cioè quante volte abbiamo visto presentazioni davvero wow che poi un po' ci hanno deluso, no? Quindi adesso non per sminuire quello quanto stiamo vedendo, ma ovviamente non vediamo l'ora di... Davide, se non riesce a fare un disegno del genere, insomma, una funzione simile a quella della Apple Pen o Pencil, non mi ricordo più, che a seconda dell'inclinazione modifica l'intensità del tratto. Assolutamente. C'è un... qui quasi in carboncino, no? Inclinando tantissimo le... Un certo Mark... Sì, senti un po' di domande dei lettori. Un certo Mark che invece ritiene l'artista di basso livello, diciamo così nei commenti... ho detto un po' scherzando, ma... Sicuramente avrà dei numeri che gli permettono, insomma, di dire questo per noi, insomma, che siamo... Davide invece ci dice che più che Intel, le piattaforme desktop, laptop, su queste piattaforme un ARM non credo possa eguagliarle. Intel si rivolge a un pubblico completo, diciamo, che tutti poi hanno a disposizione un certo tipo di potenza di calcolo. La verità è che poi quanti sfruttano tutta quella potenza? Pochi, secondo me pochi, è chi l'utilizzatore comune spesso fa del web browsing, fa un utilizzo multimediale, quindi Netflix, fa dei documenti, cioè uno lo utilizza in termini di produttività con software base, che può essere PowerPoint, può essere Word, quello suite che vuoi. Office, navigazione web, e quindi in quel caso la suite o comunque il processore Intel possono essere eccessivi. Ok, Jinjin San ha finito il suo... E ARM potrebbe essere la risposta giusta, quindi che ti dà quella potenza che ti serve in quel momento senza eccedere poi nei consumi. E tra l'altro, un altro vantaggio che forse non abbiamo detto, ma ARM, i processori, il system on chip, anche questo, sono molto piccoli, perché sono stati ideati appunto per piattaforme mobile, quindi all'interno della macchina hai molto più spazio per inserire la batteria, cioè batterie comunque sono ancora più capienti. O comunque per alleggerirne gli ingombri. A number of other Creative Cloud applications are already available throughout the Surface platform. So Acrobat. Si sottolinea qui appunto ritornato sul palco responsabile Adobe, che sottolinea un lavoro molto esteso su tutti i prodotti Creative Cloud per Surface Pro X. Alcuni arriveranno a breve, altri nel corso del tempo. Se non sbaglio, ha detto che Fresco arriverà esattamente in concomitanza con Surface Pro X. Intanto Panais, ma il prezzo l'abbiamo detto. Panais sale sul palco per comunicarlo. Esatto. Il prezzo. Qui abbiamo una schermata che ci mostra $999 sempre per il mercato americano, sempre escluso tasse. Da noi tradotto sarà intorno ai 1100. Dal 5 novembre. Dal 5 novembre. Pre-order da oggi. Pre-order da oggi, sempre per il mercato americano. Comunque. Io comunque credo che anche in questo caso invece io credo che la tastiera sia compresa. Mi auguro di sì. Tradotto da noi, secondo me siamo intorno ai 1199. Buttiamola lì. Più o meno 1100. Sì. Se metti 1200, metti 1199,99 per ci colleghiamo subito alla... No, ci sono, non c'è ancora nulla. Non c'è ancora nulla. Ma invitiamo i lettori a stare sintonizzati veramente, sì. Perché io credo che questo è il 6. Arriveranno presto gli aggiornamenti sui prezzi europei / speriamo italiani, no? Che poi è quello che ci interessa più di tutto. Allora, qua siamo forse nella fase di recap. Siamo un'ora di live, sì, stiamo facendo un recap sui prodotti. E ora parlano del futuro. Ecco. Ah, vedete, ragazzi, futuro. Scoppiettante. Qualcosa che non hanno mai fatto prima, parlare del futuro, dei prodotti futuri. Ti sposto. Sì.
alcuni minuti, ha detto voglio prendere un paio di minuti per raccontarvi. Ok, ce l'abbiamo. Quindi vuole mostrarci qualcosa di super concept. Ha detto che nelle settimane passate è stato dibattuto sul fatto di dire questo. Di mostrarlo cosa. Meno. No, ricordiamo anche che Faro Spanaia è abbastanza avvezza a fare queste, diciamo, colpi di scena, no? Gli piace, secondo me, è un qualcosa che... Sono quelle libertà che si lasciano, secondo ed me. Ed è giusto. È giusto che sia così. Mi che... ricorda un po' qualcuno. Ah, lui è un personaggio... One More Thing? No, però lui comunque è un personaggio storico. Sì. Effettivamente non è... Ha una sua identità ben precisa, poi. Panos effettivamente non cambia. Beh, poi diciamo anche nella... dialettica dell'evento ci sta assolutamente, perché è partito molto piano e nell'ultima mezz'ora ha dato un colpo di accelerata prima con le buzz e poi col mi piace, sono concreti, cioè non stanno trascorrendo troppo tempo su determinati argomenti. Sì, ben usata. Passaggi rapidi tra una cosa e l'altra senza perdersi confronti eccessivi. Schede tecniche, sono dettagli che poi possiamo andare tutti quanti a rivedere. Stanno focalizzando tutto quanto sulle cose principali. Assolutamente. E soprattutto un'idea che, cioè, la divisione hardware prodotti di Microsoft, insomma, è più viva che mai. Non solo perché aggiorna i prodotti, ma perché prova a sperimentare qualcosa di nuovo, barra innovativo. E ha detto, parlato di visione del... Visione che hanno visione avuto sui prodotti, detto che quando hanno pensato a Surface hanno pensato un modo per eliminare il gap tra i tablet e i notebook. È venuto fuori il Surface Book. Hanno prima fatto un tablet a cui hanno attaccato una penna ed è Surface Pro, poi hanno fatto un laptop a cui potevi staccare invece lo schermo ed è il Surface Book. Con una cerniera importante, iconica anche. Che è stato rinnovato con una seconda generazione, credo che tu abbia questo. Proprio questo... che vedete qui. Si sta parlando anche dello studio, l'Only One che abbiamo visto in Italia da in realtà è passato un po' di tempo, qualche mese fa è arrivata in Italia la seconda versione. Noi non avevamo mai avuto lo studio 1, lo studio 2 invece poi è arrivato con lo stesso design, però hardware rinnovato. Prezzo molto importante. Hai detto una cosa interessante. Sì, abbiamo investito tempo in cose che non tutti hanno capito, che è un po', no, l'approccio. Come Ritorno al futuro? Non siete ancora pronti? Non per siete ancora musica. Pronti, ma ai vostri figli piacerà. No? No, spesso si dice: l'invenzione giusta al momento sbagliato. No, poi spesso bisogna continuare a crederci per portarle avanti. Insomma, un preambolo, no, che c'è. Sì, qualcuno parla di Surface Phone nei commenti, dimenticatevelo ragazzi, cioè, no. Non ci credo neanche se lo vedo, me ne vado. Sarebbe una clamorosa retromarcia. Surface Phone, me ne vado, mi alzo e me ne vado. Dice, nuovo prodotto. Nuova categoria di prodotto. Come un po' come Tim Cook. Io credo, no? Che questa sarà la nuova categoria di prodotto. L'ultimo che ha detto una cosa simile era forse Steve Jobs con l'iPhone. Con l'Apple Watch. Bello questa fase così di introduzione in cui ti davo questi input e tu devi cercare di mettere insieme i punti. Ha parlato di costruito intorno a Windows, Office, Edge e Azure. Che cos'è? Attenzione, perché adesso ce lo svelerà. Il nome è molto matrixiano. Sì. Vediamo. Attenzione. Neo. Surface Neo con Intel, chip Intel. Sì, ma qualcosa di meno. Allora, sembrava un tablet. Un tablet quadrato sembrava. Adesso vediamo un attimino. C'è un video. Già si vede una cerniera particolare, no? Allora, Intel sicuro. Intel, ok, su questo non ci piove. Non ci piove. Quindi zero compromessi hardware. Però parlava di nuova categoria di prodotti e poi un tablet, non può essere. Ma infatti. Allora, questa... Beh, stiamo vedendo un po' di... C'è una cerniera. C'è una cerniera, attenzione, subito. Allora... Attenzione. Stai per andare. È Intel... È un foldable. Non è un foldable. È un doppio display.
cioè si piega ma ha un doppio display, non c'è continuità. Ok, un libretto digitale sembra il Precog, no, è il Tiger Rapids. Sì, Tiger Rapids fatto da Intel, ragazzi, è quello. Quindi non un foldable in senso stretto, cioè, perché è un foldable, si piega, ma diciamo le due metà sono separate e fisicamente da una cerniera. C'è la penna che magnetica. Si può piegare. Ma voglio! Che si può piegare di 360. No. Ah, ok. Interessante. Attenzione, con una. Perché poi diventa un mega schermo gigante. Quindi con anche una propagine. No. Quella penso sia quella una, è la tastiera magnetica, una tastiera che magnetica si che si aggiunge, quindi un terzo elemento rispetto poi, alle due metà, e poi diventa un ZenBook Duo. no invece no, perché puoi spostare la tastiera nella base e diventa il davanti touchpad. E diventa touchpad, molto interessante. Wow, quando arriva questo. Aspetta, ma qual è la dimensione, non ho capito la dimensione. Allora, lui l'ha tenuto in mano, sembrava più piccolo. Ma di hai visto Surface. La cosa fighissima? La tastiera si stacca, la puoi usare come tastiera sul tavolo, e quello lo usi come dual screen. Beh, una delle cose più, posso dire, innovative sulla carta, perché poi bisognerà... Aspetta. Holiday 2020. Natale dell'anno prossimo. No, state... No, un colpo al cuore. Non mi puoi far vedere ora queste cose, poi mi dici da qui tra un anno. Natale prossimo? No! Già c'ho l'ansia per questo Natale. Vabbè, posso dire ai parenti di non farmi regali quest'anno e aspettare. Ricorda un po' le anteprime di quei film che fatti con dei trailer un po' in anticipo, no? Godzilla 12 lo vedrete nel 2021. Neo. Tutti sono rimasti molto colpiti, eh? Se ne era parlato del doppio display. Avevamo ragione, se ne era parlato. Di un dispositivo con doppio display. Noi avevamo pensato a un notebook tradizionale. È praticamente un tablet da 10 pollici raddoppiato. Cioè, guarda in mano, sì, sembra che abbia più o meno un 10 me pollici. Forse un 8-9. Spessore 5,6 mm. Ed è display LCD. Display LCD. LCD. Allora. Ogni sì, quindi tutte e due le parti 655 sono... grammi, protezione Gorilla Glass. Vedete che mi sa che noi siamo ancora indietro. Sul terzo schermo siamo abbastanza sincronizzati, leggermente forse in anticipo il nostro streaming, ma parla di appunto leggerezza sottile, sì. 5.6 aspetto premium, appunto la cerniera che permette di aprire e chiudere di 360 gradi, certo. E però la cosa più interessante almeno dal video era l'utilizzo poi di questi due schermi, perché con la tastiera fisica, ecco, vedi, questo è un esempio pratico di come il tablet in sé da solo sia un fallimento. Cioè il tablet ha sempre bisogno di una tastiera fisica, i tasti devono esserci, sì. E loro li hanno inseriti anche in un tipo di prodotto del genere che non è mobile, cioè non si può considerare mobile. È un prodotto che da chiuso è alla grandezza di un tablet, forse leggermente appunto più spesso, ma neanche tanto. Ma no, sono 6 mm, diventa 12. Diventa 1,2, ma meno di un centimetro e 2. Meno un centimetro e 2, e comunque sono 600 grammi, che è il peso di un tablet di misura media. E adesso però lui ci mostra effettivamente poi quello che si può fare, cioè per quale motivo dobbiamo portarci a casa un prodotto del genere, cosa possiamo fare più adesso? Perché lui... fico, io lo voglio a prescindere. noi abbiamo un problema proprio di dipendenza tecnologica e dalle novità, che è diverso. Ma parliamo delle persone normali, perché poi credo che a Panospana interessi soprattutto le persone normali che andranno nei negozi a comprarlo. Guarda, sono le 5 del pomeriggio e ci sono circa 1000 persone connesse, quindi noi e queste altre 1000 persone solo la pensano più o meno come noi. Noi e queste 1000 ci vedremo l'anno prossimo al Microsoft Store a comprare. Evoluzione del Courier, qualcuno aggiunge, è vero, il Courier era un progetto molto simile, giusto? Ma andate a guardare anche il Tiger Rapids che abbiamo visto con Davide, un progetto del 2012 in pare di Intel, l'abbiamo visto a Computex un anno e mezzo fa, era quasi questo.
lui sottolinea l'aspetto delle transizioni fra uno schermo e l'altro, che spesso sono stati su dispositivi analoghi un po' il punto debole. E il discorso di come poi anche le feature Windows siano state adattate, quindi si parla del menu Start senza le Live Tiles, un'interfaccia utente molto simile a Windows 10. Pierpaolo aggiunge 1000 persone di cui uno può permetterselo, però tutti insieme possiamo fare una colletta e utilizzarlo un giorno l'anno. Abbiamo ancora un anno di tempo per mettere da parte i soldi. Un euro. Il fatto che l'abbia, lo chiedo a tutti e due, il fatto che l'abbia presentato con questo è un colpo alla concorrenza, è chiaro, cioè non l'abbiamo pensato prima. C'è ci siamo anche noi nel mondo dei foldable e non abbiamo un'idea. Tra l'altro c'è, ma è già reale, strampalata. Ragazzi, questo è un prodotto finito, cioè voi lo state vedendo, lo stiamo vedendo nello streaming, cioè è un prodotto, però non è nello stile di Microsoft presentare con così largo anticipo. No, infatti l'ha detto, non l'abbiamo mai fatto prima. E lui ha detto è veramente un early stage, quindi uno stadio veramente lo vogliamo comunicare prima, cioè vogliamo dire dove stiamo andando, quindi è un segnale anche per credo tutto l'ecosistema. Guardate che noi stiamo lavorando in quella direzione, aiutateci. Sì, ma è anche un buon momento per dare un colpo alla concorrenza che sui foldable, sui pieghevoli ha toppato nelle maniere più e se posso permettermi totale. Non a caso comunque ora sul palco c'è la diciamo responsabile del design e della progettazione del software, perché questo è una versione di Windows 10 adattata assolutamente per i dual Windows screen. 10X e qui bravi, perché qui comunque sono partiti dall'esperienza per arrivare, esatto, al dispositivo, non il esatto, contrario esatto. E tra l'altro lasciami dire Davide, l'idea di far vedere la ciambina, quindi che non sia un vero foldable, ma appunto che le due metà siano separate, è un po' come dire, forse non siamo ancora maturi, pronti per fare quel genere di prodotto, no? Perché comunque abbiamo visto anche noi i primi prodotti. La comunque ciambiera, ragazzi, sarà importante. Allora, intanto consideriamo, guardandolo un po' meglio, in centro c'è comunque, ci sono dei bordi importanti, oltre la ciambiera, c'è uno spazio. Sì. Cioè, poterlo utilizzare in maniera open, quindi con entrambi aperti e guardare un film, avrai comunque un tipo di impaccio. Non vuole, a me, scusami Davide, ma a me non sembra che l'obiettivo sia quello, mostrare i due schermi unici, anzi far fare uno schermo qualcosa e uno schermo qualcos'altro. Secondo un po' come abbiamo visto anche l'Asus. Sì, l'obiettivo multitasking. È chiaro. Ecco, guarda, qui stiamo vedendo una bellissima transizione di cui parlavamo prima, appunto una schermata, mi pare, di Words che passa da uno schermo all'altro in maniera molto, vedete, molto 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 fluida. Sì, tra l'altro puoi lanciare le app da entrambi gli schermi e queste si aprono nello schermo dal quale tu l'hai evocata, quindi se io apro l'app nello schermo di sinistra, lei me la apre nello schermo di sinistra, ma se io lo voglio nello schermo di destra, mi basta aprire uno schermo di destra. Non c'è uno schermo principale e uno secondario, sono entrambi equivalenti. Equivalenti, certo. Molto interessante. Neo, ma io guarda, voglio guardare il Tiger Rapids. È interessante riportare questo prodotto alla genesi di tutti i vari prodotti di questo tipo. Quindi adesso si fa vedere un altro esempio, appunto l'apertura di una pagina di... Comunque non ha detto la diagonale del display, eh? No, la parte hardware in questo momento è stata messa in secondo piano, forse Intel, anche perché... Giustamente, Intel. Secondo me, perché qui è importante far capire alla gente che comunque non è un prodotto raffazzonato che arriva con un sistema operativo che poi non è in grado di gestire questo doppio display, ma ergonomicamente, dal punto di vista dell'interfaccia, è un prodotto già pronto, possiamo lavorarci ancora meglio, però sappiate che quando arriverà sarà un prodotto studiato per questo, non adattato, cioè un dual screen nato come dual screen. E attenzione, perché adesso forse ci darà qualcosa di in più di come utilizzare questa tastiera che noi adesso vediamo nascosta nella parte sotto, che si orienta, wow, che si piega, va in pratica a sovrapporsi sul secondo schermo, si ricarica wireless, quindi nella parte posteriore evidentemente quando sta nascosta dietro a contatto con l'alluminio si ricarica ricarica inversa come abbiamo già visto su altri dispositivi.
E nel momento, in cui si ribalta, il secondo schermo si adatta automaticamente per mostrare una sorta di bar, la chiamata Wonder Bar, che è, come dire, una barra aggiuntiva, no? Quindi non è più uno schermo in senso stretto, ma comunque, è un second screen più piccolo. Comunque siamo intorno ai 10 pollici di diagonale per singolo schermo, quindi sono curioso di capire insieme. Sì, comunque il focus è quello che vi ho detto prima, la produttività. La produttività, sì. Chiaro. Dicono che comunque il vabbè, non ci sarebbe la tastiera. L'obiettivo è quello di renderti il più produttivo possibile in ogni situazione. E quindi evidentemente si adatta. Diciamo che il procedimento visto sullo ZenBook Pro Duo di avere quindi tastiera e poi sopra la tastiera, cioè oltre la tastiera, avere un secondo schermo. Posso dire una cosa? Ho criticato due cose di quel prodotto a livello di ergonomia. Il primo è la mancanza del touchpad. Che qui non c'è sì, ma è spostato in una posizione scomoda. E qui invece se e qui manca anche a quanto pare se lo appoggi verso l'alto hai il touchpad e il poggiapolsi, perché se la tastiera tieni bassa non hai spazio. Esatto, ma anche perché comunque lo ZenBook era molto spesso. Qui invece con 5,6 mm il poggiapolsi diventa il touch. Poi ragazzi, questo è comunque un design di ottobre 2019. Se lo vediamo a dicembre 2020, secondo me ci saranno anche tante piccole cose che saranno un po' diverse. Beh, poi diversi formati, perché no? Ah, ok, si possono spostare anche le applicazioni in questa Wonder Bar, quindi esattamente come... Sì, ma si è visto, è proprio questo discorso, ma questo è un primo incipit, ma cioè, comunque... poi sarà solo l'esperienza d'uso che ci farà capire anche a Microsoft come riarrangiare, no, tutte le finestre e le applicazioni. È un po' la mia speranza per tutti questi dispositivi, cioè che non si fermino alla versione 1.0, ma comunque sviluppino poi e portino anche sui prodotti già in commercio le novità. In questo senso Microsoft ha un vantaggio, perché una buona parte di applicazioni ce le ha in casa e quindi si può creare un'esperienza davvero davvero su misura. Is Coming Holiday 2020, quindi ripetono ancora che arriverà nella stagione delle festività del 2020. Fra un annetto, insomma. Esatto. Io sto cercando le informazioni intanto, ma non le trovo, cioè sul sito ufficiale. Processore Intel, l'abbiamo detto. Lakefield, quindi undicesima generazione per quanto riguarda la componente grafica. E adesso vediamo se dicono qualcosa anche sulle dimensioni di questi due display, che ancora ci hanno lasciato... Nel frattempo, ragazzi, io non ve l'abbiamo detto prima, però tutti gli articoli, quindi noi ve li stiamo raccontando live con tutti i dettagli che riusciamo a capire, però i ragazzi in redazione stanno scrivendo e battendo quelle che sono le notizie dedicate poi ai singoli prodotti, quindi andate su HDBlog in questo momento, trovate già praticamente tutto in via di evoluzione per quelle che sono le novità ovviamente che vi abbiamo appena raccontato. Sì, ci sarà da dire tanto, insomma, di là appunto delle mere specifiche tecniche, però insomma oggi veramente c'è stato un salto un po' in avanti rispetto alle precedenti precedenti eventi Microsoft, e quindi ne parleremo davvero tanto, sia appunto tornando sui prodotti, quindi avremo le specifiche raccontate, ma anche tutto ciò che insomma ne deriverà, perché poi questi sono sassi che l'azienda getta in uno stagno molto ampio e poi ci saranno anche risposte dei partner, Sicuramente, è come ho detto all'inizio, Microsoft cerca sempre un po' di segnare la strada, nella speranza che poi qualcuno segua e porti magari prodotti anche, diciamo, più economici, quindi più accessibili. Loro danno lo standard. Sì, tracciano un po' la strada. L'arte e poi gli altri. Allora, osano anche un pochino adesso. Gabriele, sì. Lasciami dire che comunque se presenti un prodotto del genere già traguardato all'anno prossimo, non lo fai per mollarlo lì. Cioè, qui secondo me c'è una roadmap molto chiara che per almeno tra l'altro, prossimo triennio loro ci saranno su questo tipo di... E tra l'altro ripetendo più volte... Quindi ci credono veramente, non è solo un nuovo prodotto, è una nuova categoria di prodotti. Cioè, si va qui, si punta a questo nei prossimi anni. Attenzione, perché forse... Dice, ancora non abbiamo forse finito. Forse non è ancora finito, attenzione che forse ancora le sorprese non sono finite. Usando una bella metafora, dice, se questa... fosse stata una sinfonia, ci manca ancora uno strumento. Dice, ho letto i vostri tweet. Quindi Lorenzo, puoi dormire qui ufficialmente, monta una brandina qui in ufficio. Noi ordineremo una pizza anche per te.
spread the websites. I got that. Good job. Ah, dice, ho letto i vostri leak, i vostri tweet. Buon, bel lavoro, avete scoperto tutto. Meno che una cosa. Cosa? Video, video. Arriva, se lo vedrete anche sullo streaming. Accanto alle nostre belle facce. Forse parlava di questo, no? Parlava di Neo proprio. Ah, oh, che bello, lo voglio. Quindi un video di Neo. No, una versione più piccola di Neo. Attenzione, una versione. Non ci credo. Tascabile. Ah, con funzionalità di telefono. No. Il Surface Phone. Non è un Surface Phone, ma. Come no? No, no, è il Surface Phone, dai. Sicuramente. Poco ci manca, nel senso che ha funzionalità telefonica. Ragazzi, lo puoi usare come telefono. Allora, ma con quale sistema? È Android? No. No, no, no. Credo sia Windows 10. Lo Windows stesso 10, di Neo. Windows 10? No, è Android, Android. Quello è Android. È la barra di cerca Android. Google. È Windows... Surface Phone, ragazzi. È appena uscito il Surface Phone, non ci credo. Non ci posso credere. Ci hanno appena fregato. Ci hanno appena fregato. E ora ci tocca andare in Scusate, Stati intanto io sono rapito da questo video che state vedendo anche voi, perché effettivamente non ce lo aspettavo. Cioè, non ci aspettavamo né il Neo, quindi figuriamoci se... è Android, quello è un Google questo Play. È sì. No, vabbè. Ragazzi, ci hanno veramente... E il Surface Phone è un pieghevole... È un communicator, sembra. Però con due display. C'è anche la penna, supporto la penna. Penna. Surface Duo. Adesso arriverà nel video che state vedendo anche voi. Attenzione, voglio sapere se lo presenta come un telefono o come un prodotto con funzionalità telefoniche. Vediamo un po' cosa ci dice Panos. Panai. This is Surface Duo, ok. Certo, che mostra un certo orgoglio, nel... Io mi assento qui sul sito per un attimo, perché devo... Lui dice, infatti, voi ne parlate come se fosse un telefono, e va bene, lo accetto. Ci sta. Potete parlarne come Quindi, si chiama? Scusami? Duo. Duo, Surface 2. You can text, you can write, you can do what you want. Make no mistake, this product is Surface. Quindi sottolinea che è un Surface. Non Android, ok. Ma è un Surface. Sì, come dire, un po' prendere le distanze. Ma se volete chiamarlo telefono, fate pure. No, cioè, questo non è il messaggio che sta dicendo. In effetti sembra un prodotto un po' a sé, no? Io faccio un po' fatica a pensarlo come telefono, perché è più largo, decisamente più largo di un sì, telefono, ed è più ingombrante. È imbarazzato anche lui da... Sembra proprio un'agendona telefonica che fa da telefono. Sì, sembra... Come... Guarda, la dimensione della Moleskine piccolina. Della Moleskine, bravissimo. Una bravissimo. Moleskine digitale. Moleskine non mi deve pagare. Allora ci diranno, siamo pagati da Moleskine. Ma una bella novità, perché noi siamo sempre contenti quando qualcuno osa e prova a tirar fuori dal cilindro. Ormai lo sapete, abbiamo tre telefoni diversi, ma visti a distanza sembreranno tutti uguali a voi, ma anche a noi un po'. E quindi questi prodotti nuovi, che sono, come ha detto Davide, delle categorie di prodotto, stuzzicano la nostra curiosità. Da. E ci aspettiamo che la concorrenza, in un modo o nell'altro, darà delle risposte nei prossimi 12 mesi. Sì, il fatto che comunque siano approdati su Android, ragazzi, è una notizia già da sé, al di là del prodotto. Oh, sono due display da 5,6 pollici, quindi è anche piccolino. Una volta chiuso poi, perché 5,6 pollici, cos'è? L'iPhone 11 Pro? Non ho parole per il fatto che non siamo lì in platea. Non ho parole per descrivere esatto. Il mio disappunto. Sì. Poter fare subito un bel video di questi prodotti. Io vorrei però ben capire se è Android il sistema operativo. Sì. O detto... se... No, per forza. No, ha detto chiaramente, ragazzi, siamo in partnership con Google per portare... Le applicazioni, no, cioè fa funzionare le applicazioni... The absolute best of Android into one product. Ma si vede, cioè Android...
Per cui è sicuramente una versione di Android ottimizzata. Per il touchscreen, sì. Un po' come allora, diciamo, già visto diciamo qualcosina anche nel Samsung Fold. ZTE ci aveva provato. Sì, con un prodotto, con prodotto stiamo parlando dell'Axon M? Axon qualcosa, che non mi ricordo la sigla, con display che erano disallineati, c'era qualche compromesso. Sì, un po' particolare, sì. Qui hai un prezzo anche importante per essere prezzo anche importante, cosa che qui qua però Panos fa vabbè, ovviamente c'è Android, ma una personalizzazione che la fa sempre è questo quello che mi chiedo, se diciamo è una versione già comunque esiste un Microsoft Launcher, per cui su Android, per cui potrebbe essere semplicemente un launcher, non è quello il problema, infatti. Però la cosa secondo me interessante è che alla base c'è Android, c'è Android con delle personalizzazioni Microsoft, non il contrario, no? Cioè, è soltanto l'interfaccia, certo. Guarda, quando a prima vista sembrava l'interfaccia tablet di Windows 10, però effettivamente devi avere poi un ecosistema di applicazioni, cioè su un formato così piccolo, senza le applicazioni non vai da nessuna parte, quindi non avrebbe avuto senso dover parlare. Quindi diciamo, allora Adobe. Possiamo chiarire che quello che ci sembra, scusate se usiamo anche il condizionale, però che piattaforma Android personalizzata affinché assomigli di più a Windows. Sì, si vede anche dal task lì sulla sinistra, quello sto guardando in questo momento, il task che mostra le applicazioni, forse le applicazioni più recenti utilizzate, cioè sembra quasi la dashboard di Windows. Sì, ora sta mostrando tra l'altro proprio i due nuovi, esatto. Surface in uno di fianco all'altro. E si vede chiaramente come è realizzata questa interfaccia apposta per assomigliare il più possibile a quella che poi è quella di Windows 10. Sì, è strano che comunque voi due non abbiano un sistema differente. Sì, probabilmente anche questo arriverà tra l'altro Holiday 2020. Secondo me sul formato più piccolo sarebbe stato problematico pensare a Windows 10X appunto per un discorso di software. Cioè che lì hai comunque una diagonale sul più grande, che non mi ricordo come si chiama. No, sì, era anche secondo me più semplice usare un sistema operativo già pronto, già ottimizzato per quella dimensione di schermo. Sì, cioè quello comunque volto alla produttività. Ne prendiamo uno che già funziona, lo ottimizziamo, però sulla base sappiamo che già è quella ok. Sì, su Android, però lasciatemi dire che poi abbiamo iniziato la... Ma che processore aveva? Perché aveva parlato Intel, aveva detto... Su quello più grande. No, quello più piccolo necessariamente... Qui secondo me è visto anche la partnership con Qualcomm per l'ARM dell'X, secondo me. Però noi abbiamo il nostro Gabriele Congiu che sta già battendo sulla tastiera, quindi fra poco... Intanto riporta Satya Nadella, richiama Satya Nadella, che poi, come dicevamo all'inizio, Microsoft sotto la guida di Nadella ha dato l'impressione di essere aperta a tutti gli ecosistemi, quindi non è tanto importante creare un ecosistema chiuso Microsoft, ma ci si può aprire anche al mondo Apple, sì. Al mondo Android, purché le cose funzionino. Quindi oggi ha dato una grande dimostrazione di apertura su questo. Ci non fa ci notare sono... dai commenti diverse persone, sì. Tra cui Matteo, qualcun altro. Mancano le fotocamere, dove sono le fotocamere? No, c'erano, in un'immagine le ho viste. Non le abbiamo viste noi nel dettaglio, sì. Ora andiamo a investigare, Gabriele Congiu, se ci stai ascoltando, investiga prima di battere la notizia. Ma ci comunque saranno. Ripetiamo, cioè, comunque sono mobile, prodotti che arriveranno nel 2020, quindi ci sarà tempo e modo per che queste siano ancora delle versioni diciamo peraltro comunque non era l'obiettivo mostrare un telefono in senso stretto, ma mostrare un prodotto, una categoria diversa. Quindi si vede una fotocamera frontale nella sì, infatti parte, questo probabilmente stavo pensando che comunque sarà interna, basta che lo ruoti, sarà interna, lo ruoti come avviene per il qual era Mate X, no? Che aveva questo sistema dove in sostanza. La fotocamera da un lato solo, che da un certo punto di vista è meglio, perché così rimane protetta quando è chiuso, poi lo apri e te lo giri e ti fai. E lo usi. In ogni caso, anche in questo caso, come sull'X, non c'è. Sì, i display comunque sono separati, quindi con una demarcazione netta, due quindi display. Anche in questo caso sta parlando adesso, sì, ci sono di fotocamere, beh, una c'è sicuro.
Quindi si ritorna alla sinfonia, che è stata la metafora utilizzata da Microsoft per tutta sì, la... Sì, siamo al riassunto finale, diciamo. Un riassunto in cui probabilmente ci mostrano tutti i prodotti a seconda del loro utilizzo, quindi l'idea di questo foldable, non foldable, chiamiamolo così. Quindi ricapitoliamo anche noi, ci abbiamo dunque nuovo Surface Pro 7, Laptop 3, e il sito trovi se fai il Surface X, sì. Neo e Duo che arriveranno Natale 2020. Quindi, 5... Quindi Davide, sei già pronto per il recap che stai per girare? Domani online tra 20 minuti. Sono le 17:32, c'è un sacco di tempo per farlo. Oggi abbiamo dato milioni di informazioni, domani il nostro compito sarà quello di sintetizzare. Ma in realtà già le notizie ci sono, ora dovremo assorbirle e capire poi effettivamente quello che è successo. Sì, perché poi noi, diciamo onestamente, ci aspettavamo il refresh, no, dei prodotti di successo. E c'è stato. C'è stato, ma forse diciamo questa parte un po' più eversiva, no, rispetto alla tradizione. Microsoft è effettivamente molto molto inedita anche per noi, insomma non ce l'aspettavamo. È uscita intanto la notizia sul Duo, per chi volesse leggerla, il Surface Duo la stiamo ovviamente aggiornando, però okay. Ci sono nel frattempo i colleghi americani stanno andando all'area demo. Anche noi ora scendiamo le scale, allora, abbiamo siccome l'evento possiamo dire che si è chiuso con questo piccolo contributo dell'orchestra. Allora, abbiamo, io vorrei gli ultimi 10 minuti lasciarlo alle nostre considerazioni, anche se abbiamo veramente parlato a qualche domanda, proprio magari qualche domanda, le cose ovviamente che restano un po' anche da capire, ovviamente come queste tecnologie arriveranno, quando lo abbiamo visto, no? Si parla l'anno prossimo, fine dell'anno prossimo, i prezzi, perché poi quello ci interessa. Io sto ancora cercando, tantissimo. Guardo anche la mia mail per capire se Microsoft Italia. Davide, ritorno sul punto. Oggi più che mai abbiamo rivisto una Microsoft davvero agguerrita dal punto di vista dei prodotti, come non ce la ricordavamo da tanto tempo, perché assolutamente. È vero che non è stata mai mollata, diciamo, la parte di prodotto, ma è anche vero che soprattutto dopo l'implosione del progetto dei telefoni Windows, ci è sembrato sempre, no, che fosse un contributo per il mondo professionale, ma collaterale. Mi è piaciuto il fatto che comunque cioè Microsoft comunque ha una caratteristica di aspettare che i tempi siano maturi per realizzare i suoi prodotti. È stato così per Surface, che si è evoluto poi nel corso degli anni, ma già nella prima versione era comunque un prodotto che staccava la concorrenza. Ed è così anche ora. Si è arrivati a riuscire a produrre questi design così estremi perché si sono ottimizzati i processi produttivi delle piattaforme, si hanno dei chip sempre più piccoli che scaldano sempre meno con una maggiore efficienza, e quindi è il momento per evolvere, sempre però con l'attenzione a creare comunque un'ergonomia, un'interfaccia, qualcosa che sia sempre... Voglio fare l'avvocato del diavolo però un po', parlo con Gabriele a cui appassionano queste cose. Ma non è anche che un po' Microsoft abbia un po' subodorato il momento di difficoltà di certe aziende? Sappiamo bene di cui sto parlando, perché insomma c'è chi, come ha detto Gabriele, con il foldable ha un po' mancato la prima. Ci sono i problemi di Huawei, che come noto insomma sta lottando come molte altre aziende cinesi con l'amministrazione americana per il riconoscimento di app e di hardware americano, e quindi abbiamo deciso insomma di dire noi ci siamo e ci siamo a nostro modo. Allora, secondo me loro sanno, sono ben consapevoli di aver perso un treno, che era quello mobile. Ovviamente l'hanno perso, loro ci hanno anche perso tanti soldini. Ci hanno fatto attendere così tanti anni, non hanno mai rilasciato il Surface Phone, che tutti intendevamo come uno smartphone normale, perché entrare in partita solo con quel tipo di soluzione, un prodotto già visto, non portava nulla. Loro hanno effettivamente atteso per lanciare qualcosa che sia diverso, ha detto bene Panos, una categoria differente su cui svilupperanno un nuovo ciclo che
che gli altri devono ancora effettivamente attivare. Con un pizzico di presunzione in meno sotto certi punti di vista, cioè il fatto di affidarsi ad Android anziché un sistema operativo proprietario forse dimostra che Microsoft stessa si sia reso conto che per andare su quel territorio sarebbe stato forse un bagno di sangue, quindi meglio fare un passo indietro, utilizzare tecnologie conosciute, collaudate, ma intorno costruirsi un... La lezione sulle applicazioni poi l'hanno imparata, esatto. Cioè di là non si scappa. Da che mondo è mondo, cioè, il mobile viaggia sulle applicazioni e da zero creare un ecosistema funzionante completo a meno di investimenti. Vabbè, ci sono già cascati, è impossibile. Su quello ci sono già cascati. Sono già hanno detto, affidiamoci lì, ma non solo in quello, ma anche nel format, cioè... Comunque è un foldable, ma non foldable, come abbiamo detto, un foldable non foldable, con due display. Con due display, quindi un doppio schermo con cerniera, due display separati, esatto. Ma continui nella transizione, cioè i display separati, le applicazioni passano dall'uno all'altro come veramente se fosse un continuum. Sì, sì, no, quindi... Lorenzo, nel frattempo, se riesci, ci sono... I colleghi statunitensi, alcuni hanno già avuto in mano... il Neo sostanzialmente, ma sto guardando anche se ci dovrebbe essere un video ufficiale, se riesce a farlo girare il Microsoft Neo, così lo facciamo vedere che sta lì, insomma. Ne vedo uno ora comunque, ce ne sono un ora paio. configuriamo il live, sì. Per farvi vedere qualcosina anche. Ve lo raccontiamo un pochino meglio, stiamo, anche noi stiamo cercando di rendere il più possibile partecipi di un evento che, come abbiamo detto, è dall'altra parte dell'oceano. E tra l'altro ci piacerebbe rendere più frequenti questi appuntamenti live, quindi assolutamente abituatevi anche a interagire con noi. Stiamo lavorando per voi nel vero senso della parola. Cerco per... qualche domanda. Quanto è spesso è il peso? Credo si parli sempre del duo. Mi pare fosse 600 grammi circa, sì. Spessore 6 mm e no, 600 mezzo. Grammi era il Neo, se non sbaglio, quello sì, più grosso. Neo. Quello che stiamo vedendo, non... Diamo i crediti, quello che stiamo vedendo adesso sono i ragazzi di The Verge, quindi che hanno avuto la possibilità di utilizzarlo, sì, toccarlo con mano. Sono proprio in studio, quindi effettivamente l'hanno utilizzato, maledetti. E quindi lo guardiamo anche un po' più da vicino rispetto a come ce l'ha mostrato Panos. Peraltro, non ha dubbi The Verge, sul suo portale scrive proprio: Microsoft ci riprova ancora con un telefono e lo chiama Surface 2, quindi ciò che, come dire, Microsoft ha lasciato un po' in sospeso per The Verge, che insomma è uno dei nostri colleghi più credibili, è chiaramente un telefono. Cioè, comunque una considerazione, se l'ha già dato in mano a dei giornalisti, vuol dire che è praticamente un prodotto la pronto. Cosa. Cioè, vuol dire anche che, perché avanti, spesso tanti fanno vedere prototipi o cos'è, dal palco, poi li fanno vedere e poi spariscono o dal finiscono sotto teca. Dal punto di vista, diciamo, costruttivo, possiamo dire che il fatto che ci sia comunque una cerniera rende la cosa più semplice, perché abbiamo visto, insomma, le esperienze. Però esporsi al giudizio di un pubblico critico come quello comunque dei giornalisti, anche a livello solo software, così, e comunque vuol dire che tu sei sicuro di avere tra le mani un prodotto che non è quello definitivo, ma è già una dimostrazione di quello che si può fare. Davide, scusami, ti faccio un'altra domanda, perché come tutto esperto di mondo del computing, abbiamo visto, oltre che parlare di piattaforme diverse, tanti processori Intel, AMD, Qualcomm, anche in questo caso apertura. Certo. Sorprendente. Qualcuno ci chiede dal... scusami, vai. No, vai. No, in realtà, diciamo che finora tutti i prodotti Microsoft della linea Surface erano sempre stati esclusivi Intel. Non si era mai visto niente di differente. Sempre Intel, diverse tipologie di piattaforme, ma sempre Intel. Questa apertura è interessante. Non so se è più fatta per tenere a bada tutti, ma secondo me no. Secondo me è più la ricerca della piattaforma perfetta per ogni tipologia di prodotto, sempre nell'ottica di avere un prodotto che sia studiato versatile in tutto e per tutto per funzionare nella miglior maniera possibile. Gabri, stavi... Non ho letto il resto. Qualcuno ci chiede se effettivamente arriveranno nel 2020 con il 5G.
Potrebbe essere, è una bella domanda, non l'hanno specificato perché secondo poche me... poche specifiche tecniche, lo ribadiamo, cioè si sono voluti concentrare su quello che può dare un dispositivo. Poi secondo me sul 5G hanno rallentato tutti quanti molto, tutti. Quindi magari ci sarà, è compreso nel pacchetto, è compreso nel sistema un chip che poi i prossimi saranno più o meno quelli di fascia alta, tutti quanti con 5G integrato di default. Non ne hanno parlato perché non vogliono alimentare secondo me delle discussioni poi su queste specifiche. No, assolutamente. Ma anche perché parlare di specifiche oggi con un prodotto che uscirà nel 2020, a fine 2020 non ha senso. Usciranno altri processori, usciranno altre cose. C'è tempo. Insomma, anche nel design vedremo anche qualche piccola novità. Può darsi che il processore che c'è ora in quelle unità demo non è quello che sarà poi effettivamente disponibile sul mercato. Io direi di chiudere perché abbiamo ancora del lavoro da fare. Facciamo un piccolo recap, se siete d'accordo, delle novità presentate. Quindi abbiamo detto un nuovo Surface Pro versione 7, esatto. La novità principale è quella della USB-C, perché per il resto sembrerebbe lo stesso prodotto con processori aggiornati, ma fondamentalmente lo stesso form factor, le stesse funzionalità, rinnovata la connettività con l'USB-C. C'era anche la penna nuova, o la penna era quella precedente? Non me lo ricordo. Non so se è quella che poi abbiamo visto nel Surface X, però Surface Laptop 3 invece, in due modelli, perfetto. 13 e 15 pollici, 13,5 e 15 pollici, per la prima volta 15 pollici, processori Intel ma anche Ryzen, quindi AMD che torna sul palco in maniera importante, e quindi vedremo quali saranno anche poi le differenze hardware. Non mi pare non siano state dette le specifiche dei processori. No, vedremo. Dicevano Intel 10ª generazione, Ryzen 7, Ryzen 3000. Credo che siano un Core i5 e vedremo nel dettaglio. Seconda del modello. Importante la ricarica rapida invece per questa tipologia di prodotti, molto, quindi fino all'80% di carica da 0 all'80% in meno di un'ora. Poi sorpresa Surface Pro X, che potremmo definire un diretto concorrente, diciamo che tra le sorprese era il meno sorprendente. La prima sorpresa è Surface Pro X, che è un diretto concorrente dell'iPad Pro, display da 13 pollici e chip ARM, quindi comunque un processore, un chip realizzato in collaborazione con Qualcomm, ma un nome, poi una personalizzazione importante di Microsoft. Quindi, mi pare il wattaggio 4W, no, 5W fino a 7 di picco. Ok, quindi verosimilmente saranno 5. Grafica, quindi poi affidata sempre a comparto ARM, probabilmente sarà un Adreno, vedremo quale. E quindi, penna e soprattutto un design un po' più quindi Windows aggressivo. On ARM e quindi applicazioni che però Microsoft ha mostrato già in fase di sviluppo avanzato. Quindi un 7.3 mm lo spessore. 700 grammi, poco più di 700 grammi, 770 grammi. Supporto alla suite Adobe, cosa importante, esatto. Che avevamo visto un limite insomma sui dispositivi ARM. Poi, seconda sorpresa, il Surface Neo, che arriverà nel 2020, ed è il primo pieghevole di dimensioni più importanti. Siamo intorno ai 10 pollici, non ricordo. Sì, potrebbe essere un 8-9 pollici per due lato. Schermi con una cerniera centrale, quindi due LCD fisicamente separati, nessuna idea di pieghevole più avanzata come ci hanno mostrato anche altri produttori. E Windows 10X o Windows X? Windows 10X. 10X, quindi una versione rinnovata, realizzata apposta per un po' come il sistema operativo per iPad nuovo, cioè comunque sì, un po' come iPadOS, qui ci hanno messo si marcano un po' assolutamente una capacità insomma di essere un po' più flessibili, quindi due schermi che si girano completamente. Ultima novità, il Surface Duo, che è sostanzialmente un Neo un pochino più piccolo, 5,6 pollici per ognuno dei due display, funzionalità telefoniche, quindi si può considerare a tutti gli effetti uno smartphone, Android alla base del sistema operativo, che però è stata personalizzato con un'interfaccia studiata anche in questo caso appositamente per il dual screen e molto simile a quella del Surface Neo. Vi siete dimenticati entrambi una cosa: le cuffiette. Abbiamo fatto l'infornata di tutta roba con schermo di ora facciamo con schermo senza schermi. Surface Earbuds. Quindi delle cuffie che assomigliano alle cuffie senza fili che abbiamo visto insomma dagli AirPods in poi, però con una superficie più ampia
che piatta. Dovrebbe più piatta e ampia per proprio permettere delle interazioni a livello proprio touch, di swap, sì. Touch e scorrimento della musica, forse anche il volume, vediamo un il volume, quella è una cosa che la cosa interessante è anche l'interazione con la suite, con la suite Office, quindi con il riconoscimento vocale, che poi è stata un po' si è vista anche su altri dispositivi. Comunque sta puntando in quella direzione Microsoft anche con Hello. Sì, addirittura si è parlato di possibilità di creare direttamente sottotitoli durante lo speech e di tradurre traduzioni simultanee, assolutamente. E batteria fino a 24 ore. Speriamo. Ok, importante. Questo è tutto. Ora, in questo momento ci sono siete ancora intorno ai 600. Prima di uscire, di chiudere, se vi siete iscrivetevi tutti al canale, siete tutti sul canale, mettete like a questo video, così noi sappiamo che apprezzate, vi seguiremo tutti gli altri eventi con questa altra configurazione, magari con luci un po' più calde, perché sembriamo bianchi. Beh, fortunatamente la temperatura è scesa, quindi siamo abbastanza ancora, no? Integri. Vi diamo l'appuntamento su HDblog. Sì, perché ci sono già tutti gli articoli, già sono online. Stiamo aggiungendo i vari dettagli da dove mancassero, però sono effettivamente già pronti, quindi li rispondiamo più o meno a tutte le domande che ci state facendo. Mi permetto di ringraziare la crew dietro le quinte, Lorenzo che si avvicina, ma non solo, anche chi ci ha portato le birre che non vedete perché sono nascoste, Guido, Elena e Nicolò, sempre dalla, tra l'altro il dall'altro primo live dove funziona tutto, sono... perché non c'è Nicolò, perché non c'è Nicolò, da domani non ci vedete più su HDblog, però era giusto dirlo. Ci sono i ragazzi Stefano, Salvatore, Gabriele Giuseppe, Antonio, Adam, che stanno... e Adam, certo, che stanno appunto lavorando anche sulla parte di scrittura. Noi ci vediamo prestissimo, quindi ciao da Roberto, Gabriele, un mortissimo Lorenzo. E Lorenzo che deve chiudere e tornare a Verona. Salutiamo tutti, ma nessuno mette pausa. Grazie a tutti di averci seguito. Buona serata. A presto. Faremo un recap. Adesso faremo un recap di tutto. E la prossima volta speriamo di raccontarvelo live in 4K.